Facciamo il convegno sul rapporto tra parchi carsici e speleologi. E prima di tutto do la parola al sindaco di Casola Valsenio, che è il padrone di casa, per un benvenuto che forse molti di voi hanno già sentito in questi giorni. No, infatti sarà un benvenuto eh, veloce anche perché ci siamo visti, incontrati. Eh, già dall'anteprima di, di giovedì sera dove c'è stato un interessantissimo incontro e eh, discussione sulla, sul ruolo della montagna e, logicamente il benvenuto e un augurio di buon lavoro ancora di buon proseguimento di lavoro a chi ha organizzato eh, più operativamente diciamo, del comune di Casola Vassegno eh, quindi il il Comitato Speleopolis, e l'Associazione Speleopolis e insieme per la prima volta eh, quest'anno al Parco regionale della Vena del Gesso. Come ho, ho avuto occasione di dire anche altre volte, eh, Casola è la, per la sesta volta ospita questo tipo di evento, questo tipo di manifestazione, 17 anni di, eh, di storia, eh, di, di, di eventi che eh, molto volentieri ospitiamo. Per inciso, rappresenta metà della mia, dei miei anni, quindi vuol dire che in qualche, anno, in qualche modo la speleologia è, è importante, è radicata anche in questa, in questa comunità. Eh, credo che 17 anni di speleologia abbiano dato un grosso contributo alla creazione del Parco regionale della Vena del Gesso, perché comunque il progetto viene da, viene da lontano, ma eh, in questi anni ha visto una un'accelerazione importante e quindi eh, credo che un tassello, una, una piccola grande eh, responsabilità, responsabilità positiva ce l'abbia sicuramente la speleologia e eh, gli eventi che caso l'ha saputo ospitare. Eh. Io logicamente eh, non, credo che un po, di, un po' di cose me le lascio anche per le prossime occasioni perché dei saluti, dei benvenuti me <ride> li devo lasciare anche per altri momenti, quindi non voglio tediare ulteriormente con discorsi troppo istituzionali. Io eh, faccio logicamente un augurio di buon, di buon lavoro a chi dovrà essere questa mattina eh, in questo importante, importante convegno. Buona giornata a tutti. Grazie al Sindaco di Casola Varsenio e il secondo saluto è quello del Presidente del Parco della Vena del Gesso Romagnola, Eugenio Fusignani. Innanzitutto buongiorno. buongiorno a tutti e benvenuti in questo importante momento. Che si tiene qui a casa alla Valsenio eh, con, eh, con gli speleologi. Il Parco della Vena del Gesso Romagnola è stato istituito un po' come succede per, tutti, per tutte le aree protette, oltre che con l'obiettivo comune eh, a tutte le aree protette di conservare il paesaggio e il patrimonio naturale e storico del proprio meraviglioso territorio. È stato anche costituito con la specifica finalità di tutelare, conoscere e valorizzare lo straordinario patrimonio di ambienti carsici, ipogei ed epigei della vena del gesso. Proprio per questo, una delle prime più importanti iniziative che il nostro ente ha condotto, il nostro ente di gestione, è stata proprio la sottoscrizione di una convenzione con la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna, proprio per la tutela e il monitoraggio degli ambienti carsici, perché senza il contributo imprescindibile di chi conosce, di chi esplora e di chi studia le grotte, non è possibile garantire per questi preziosi ambienti una sicura ed efficace tutela. La prima attività che è stata condotta nell'ambito di questa convenzione è un'attività estremamente importante per noi ed è stata l'operazione Stella Basino, una ricerca triennale sul più importante sistema eh, inghiottitoio risorgente del nostro parco e eh, che è anche tra l'altro uno dei più importanti nei gessi a livello europeo. Questa avventura che ha coinvolto decine di speleologi eh, e non solo speleologi, Oltre a rappresentare la prima prova di una proficua collaborazione, come richiamavo in precedenza, tra il Parco e la Federazione Speleologica, ha dato come esito un volume di grande valore scientifico e didattico che sarà presentato domani pomeriggio alle 14.30 presso le ex scuole medie. Tuttavia, il cammino intrapreso. Credo che eh, necessariamente debba indurre nuove riflessioni e sicuramente ci deve offrire delle nuove scommesse, quindi ci pone necessariamente di fronte a nuovi, eh, a nuovi impegni. Il progetto Life, Life Gypsum, eh, innanzitutto quello che avremo in animo di fare con i gemelli del Parco dei Gessi Bolognesi, e con le altre aree protette che gestiscono aree carsiche nei gessi dell'Emilia Romagna eh, e che condurremo nei prossimi cinque anni è sicuramente tra questi nuovi impegni che richiamavi in precedenza è sicuramente l'impresa più ambiziosa. Eh, tra l'altro, come sentiremo tra poco dalle parole del dottor Bianco eh, del Parco dei Gessi, il progetto LIFE prevede moltissime attività per la conservazione e il risanamento dei complessi carsici tutti da realizzare con la stretta collaborazione ovviamente degli speleologi. Siamo convinti che la conservazione e la valorizzazione delle aree carsiche rappresentino una delle chiavi per la buona gestione e il buon esito dell'attività del nostro ente. Già oggi vi è una grotta aperta al pubblico, ma visitabile rigorosamente con l'approccio speleologico, non quindi come grotta turistica. Mi riferisco ovviamente alla grotta Tanaccia, che è una splendida cavità ben nota a tutti. Forse negli anni qualche altra grotta potrà essere oggetto di accesso da parte del pubblico, ma con la ferma convinzione che ciò debba sempre e comunque avvenire nel massimo rispetto dell'ambiente naturale e mantenendo l'approccio assolutamente speleologico delle eventuali visite. La partecipazione quindi diretta del Parco della Vena del Gesso Romagnola, da protagonista, io dico, nell'organizzazione di questo raduno internazionale di speleologia, nell'ambito di Casola 2010, testimonia di un primario interesse proprio del nostro ente, dell'ente di gestione del parco, eh, non solo per le aree carsiche, ma anche per la gente che le esplora, le descrive e che da decenni eh, le tutela, fortunatamente le tutela. Il parco ha investito concretamente nella manifestazione, è stato, qui c'è anche eh, l'amico Baldi che fa parte del comitato esecutivo e sa quanto il comitato esecutivo abbia, eh, abbia voluto e abbia, e abbia profuso impegno per la realizzazione di questo, eh, eh, di questo evento. Dicevo, il parco ha investito concretamente nella manifestazione ed è stato uno degli enti pubblici grazie ai quali ovviamente assieme al Comune di Caso da Volsegno, è stato possibile realizzare tutta, tutta questa bellissima manifestazione che si svolge in questi giorni. Questo territorio presenta una serie di caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche, culturali, eh, folcloristiche e produttive che lo rendono eh, fortemente vocato alle attività di valorizzazione connesse alla politica di gestione dei parchi. E per questo le grotte io credo che rappresentino, questo è un territorio estremamente bello e accattivante, ed è bello e accattivante non solo per quello che si vede, per la natura che la circonda, ma anche per quello che non si vede, cioè quello che è rappresentato dal patrimonio delle grotte. Le grotte, infatti, sono la principale peculiarità di questo territorio. Assieme al valore scientifico e paesaggistico dell'emergenza geologica e ad un'agricoltura che dà prodotti davvero straordinari. Quindi, eh, l'occasione che si presenta è un'occasione unica, e io ritengo che questa occasione non possa e non debba in nessun modo essere sprecata. Ecco, perché eh, diventa molto importante essere la presenza delle istituzioni e la presenza del parco a questo tipo di manifestazioni ed ecco perché è importante questo tipo di manifestazione che si svolge e che noi attendavamo da quattro anni e che si svolge proprio qui nel nostro territorio e sarà senza dubbio, eh, sarà in grado di dare senza dubbio esiti importanti per le prossime attività anche di tutela, conservazione e valorizzazione. Del territorio e soprattutto delle grotte. Per questo non mi resta altro che augurare a tutti quanti buon lavoro e buon proseguimento di Casola 2010. Ecco. Ora mi presento anch'io perché prima mi sono dimenticato. Sono Massimiliano Costa, il direttore del parco. Mi spetta una breve presentazione delle finalità del convegno e, e anche del parco, poi alla fine, visto che magari non tutti lo conoscono perfettamente. Il convegno eh, comincia dal punto di vista tecnico in, in questo momento, ci sono nella prima parte della mattinata degli interventi da parte delle aree protette e innanzitutto da parte di Federparchi che inquadrano un po' le politiche di gestione, gli obblighi di tutela che i parchi si trovano ad amministrare, le loro finalità e alcune esperienze positive di conservazione delle cavità naturali e anche di collaborazione con gli speleologi. Nella seconda parte della mattinata invece sentiamo un po' l'approccio di chi le grotte le conosce meglio e di chi eh, nelle grotte esercita l'attività della, diciamo, la, la, la passione della sua vita, che è una cosa importantissima. E importante proprio perché eh, quando si mette passione in una cosa, eh, quell'attività assume senza dubbio maggiore importanza e deve assumerla anche agli occhi di chi magari non la esercita direttamente, ma si trova a dover... Eh, amministrare e gestire il bene ambientale che a quell'attività è strettamente legato. La conclusione di, questo, di questa analisi, di questa visione eh, da parte dei parchi e da parte degli speleologi, che non è diversa, non deve essere diversa assolutamente, credo che non lo sia, eh, è la proposta di una preliminare bozza di carta d'intesa tra le aree protette, tra gli enti gestori delle aree protette e i gruppi speleologici a vari livelli, dai gruppi locali a quelli regionali alla Società Speleologica Italiana, ai gruppi, diciamo, alle associazioni di livello nazionale. Dico un punto di partenza perché ne parlavamo proprio prima con i rappresentanti dell'SSI. L'obiettivo è quello di, eh, cominciando da oggi, iniziare a sviluppare questa carta, renderla quindi da una bozza preparata come base per per le conclusioni del convegno, renderla un documento che da parte di eh, gestori delle aree protette, Federparchi, Società Speleologica Italiana, gruppi speleologici, viene dibattuto, viene concordato, in modo da trovare un, un documento che abbia davvero una funzione, che serva a gestire eventuali conflitti, sperando che non ce ne siano, e comunque ad appianare la strada per il lavoro comune che è l'unica soluzione diciamo, l'unica possibilità, l'unica strada per riuscire a gestire correttamente le grotte i parchi, le aree protette da soli, da soli non riescono a farlo non possono farlo e gli speleologi lo hanno fatto per tanti anni, ora i parchi eh, si trovano a gestire questo bene ed è giusto ed è inevitabile, oltre che giusto che lo facciano in stretta collaborazione con gli speleologi il, il Parco Della del Gesso, per entrare un po' a descrivere eh, quello che abbiamo, ma prima, prima di parlare del parco, parliamo un po' come inquadramento generale della situazione dei parchi in Italia. Non, non rubo il lavoro al rappresentante di Federparchi, ma ci siamo un po' sentiti e questa parte serve un po' a dare un inquadramento generale della situazione nazionale. I parchi regionali. Sono 144, ho analizzato soltanto i parchi regionali, tralasciando i 24 parchi nazionali, perché comunque il panorama è più vasto, in realtà le aree di interesse carsico sono anche più numerose. 144 parchi regionali, di cui 27, il 18%, si caratterizzano in modo netto, forte, per gli ambienti carsici. Alcuni hanno proprio come vocazione per esempio il Parco di Gesso Bolognese o la Vena del Gesso Romagnola, la tutela degli ambienti carsi, c'è nelle finalità del Parco, addirittura la legge istitutiva del nostro Parco della Vena del Gesso ha un articolo che parla e che, eh, con cui la Regione ha voluto stabilire quale tipo di rapporto dovevamo avere con la Federazione Speleologica Regionale. Questa è una cosa importante, anche perché dalla Federazione Speleologica Regionale è venuto nel 2000 Diciamo è arrivata la spinta finale per l'istituzione del parco a cui gli enti locali hanno creduto e che poi è riuscito a sfociare nella legge del 2005. 27 parchi, dicevo, si caratterizzano per ambienti carsici. Questa è una cartina che ho rubato a Piero Luci e che riporta l'estensione delle aree carsiche in Italia tra quelle in roccia calcarea, che sono le più numerose, in rosso, e quelle invece in roccia gessosa, che sono più rare in, in verde. Sulla base di questa carta poi l'elenco dei, dei 27 parchi che hanno aree carsiche importanti al loro interno e che tutelano aree carsiche importanti. Anche in questo caso si vede la netta dominanza delle aree carsiche in, in roccia calcarea e invece i due parchi eh, Istituiti per tutelare aree carsiche e gessose. Ci sono poi riserve naturali in Sicilia, ad esempio, che tutelano aree carsiche e gessose, ma parchi regionali sono soltanto due, questa è la situazione in, in Italia. Quindi comunque un numero cospicuo di parchi, una, una parte rappresentativa dell'insieme dell del sistema delle aree protette e anche del territorio più bello, più naturale del, del nostro paese. Veniamo al parco regionale della Venna del Gesso, poi. Concludo questa breve presentazione, è stato istituito nel 2005, è quindi un parco relativamente recente, più, più recente degli altri parchi regionali, soprattutto recente per quanto riguarda il, la sua gestione, nel senso che si è arrivati ad avere un consorzio di gestione, un ente, soltanto nel 2009, all'inizio del 2009, quindi da un anno e mezzo circa il parco è... Attivo. La superficie complessiva dell'area protetta è di 6.000 ettari di cui 2.000 di parco vero e proprio che corrispondono esattamente a tutta l'emergenza gessosa e quindi anche a tutte le formazioni carsiche e che in realtà infatti comprende oltre al, al gesso vero e proprio anche il sistema Stella Basino nella sua interezza anche laddove... Interessa la formazione marnosa renacea a monte nella valle cieca del rio Stella e le argille che a valle nella parte finale diciamo, del rio Basino fino al torrente Senio. Nella la situazione delle grotte nella Vena del Gesso, le grotte esplorate fino ad oggi nella, e, e, messe a catasto dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna sono oltre 200, quindi un numero consistente di cavità, per uno sviluppo complessivo di circa 40 chilometri. Come gestisce il parco? Come a, affronta il parco la conservazione, la conoscenza? delle cavità carsiche attraverso una convenzione con la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna. Vi dicevo che già nella legge istitutiva questa convenzione era di fatto prevista, visto che si eh, imponeva al parco, giustamente, di gestire e di affrontare le questioni riguardanti le aree carsiche in stretta collaborazione con la federazione. Grazie a questa collaborazione che non è soltanto sulla carta, non è soltanto una convenzione perché era obbligatoria, ma è qualcosa che vive, insomma, che permette di organizzare cose, abbiamo avviato diverse attività. Alcune le ha già introdotte il presidente del parco, l'Operazione Stella Basino, innanzitutto, che è stata un'importantissima ricerca eh, triennale condotta in stretta collaborazione. Il Life Gypsum, di cui dopo ci parlerà David Bianco, del Parco dei Gessi Bolognesi, che è un'altra attività che riguarda anche aree non carsiche, ma è strettamente finalizzata alla tutela delle aree carsiche, dove gli spereologi avranno un ruolo centrale da assoluti protagonisti e da inevitabili protagonisti, perché certe cose, certe attività o le fanno gli spereologi o non le riesce a fare nessuno non solo quelle di ricerca, ma anche proprio quelle di eh, riqualificazione, risanamento in alcuni casi, quindi di conservazione attiva. Un'altra cosa abbastanza importante a livello locale che siamo riusciti a fare è stato un regolamento per la fruizione della tanaccia. Prima il Presidente parlava del fatto che è l'unica grotta. Non turistica, però accessibile al pubblico, eh, a un pubblico di non speleologi, anche se comunque con approccio speleologico, cioè in quelle due o tre ore di visita diventano tutti speleologi nel senso che devono vivere la grotta in quel modo, mh, con guide speleologiche e, e con quel tipo di filosofia. Il regolamento per la fruizione della tanaccia che è una cosa piccola localizzata, però è, un, è stato un segnale importante di, eh, della capacità di riuscire a. Diciamo porre qualche limite alla fruizione mh, priva di regole o comunque a una fruizione del tutto libera: nel senso che il gestore del centro visite, che è guida speriologica, eh, ha una priorità di accesso, tiene un registro, i gruppi speriologici, quando, quando vogliono entrare, chiedono a lui se la grotta è libera perché non ha prenotazioni, entrano, altrimenti aspettano eh, il, il gruppo che lui, come gestore del centro visite, accompagna. C'è stato un po' di difficoltà iniziale, però credo che alla fine il regolamento funzioni e anche questa è una buona esperienza, di conservazione tutto sommato, perché la finalità è anche quella di far entrare nella grotta un numero controllato di persone. Infine, tra le attività permesse dalla collaborazione tra Parco Federazione, ma tra Parco e Speleologi in generale, c'è anche Casolo 2010. Diciamo, Il Parco è. Lo sponsor principale della manifestazione, no? il main sponsor come si dice in inglese, quindi il, non solo ci ha creduto, ma si è anche dato da fare per reperire i fondi, per riuscire a utilizzarli, per mettere, eh, per mettere su questa, questi bellissimi quattro giorni che parlano di Spereologia e che parlano anche del Parco della Vena del Gesso, che fanno capire perché quest'area è importante dal punto di vista carsico. Ecco, al di là delle esperienze piccole maturate qui in questo anno e mezzo e soprattutto poi grazie anche alla guida del Parco dei Gessi Bolognesi che queste esperienze le aveva già maturate in una ventina d'anni quasi ormai di storia, diciamo al di là di queste limitate esperienze l'obiettivo del convegno poi che si allargherà al resto del sistema delle aree protette è quello di... Capire assieme che non c'è conflitto, non ci deve essere conflitto, le finalità sono esattamente le stesse. Il parco è uno strumento in più anche per gli speleologi che eh, da sempre credono nella conservazione degli ambienti carsici. Io con questo ho finito, vi ringrazio e invito um, sul, sul, uh, qua su Walter Zago che è il uh, eh, rappresentante di Federparchi in Europark che ci parlerà un po' delle politiche di Federparchi riguardo alle aree protette in generale, riguardo alle aree carsiche in particolare. Buongiorno a tutti, non so se sono il più indicato a parlare di speleologie, di geoparchi, in quanto è vero che da svariati anni mi occupo di aree protette, ma mi sono occupato soprattutto di zone umide, io stesso vivo nel parco regionale delle delta del Po dell'Emilia Romagna che come immagino molti di voi sapranno è in buona parte sotto il livello del mare però penso di poter dare comunque un modesto contributo a questi vostri importanti, importanti lavori è già stato ricordato dalle presentazioni, in modo particolare dall'ultima eh, dell'amico Massimiliano Costa, l'importanza eh, che rivestono i geoparchi nel sistema delle aree protette italiane ed europee, in modo particolare il ruolo che i geoparchi hanno all'interno del sistema delle aree protette italiane. Eh, Sapete che eh, l'UNESCO da anni si occupa, tra le altre cose anche, anche dei geoparchi, ha promosso un network eh, mondiale ed europeo di geoparchi, di questo network fanno parte sette geoparchi italiani e la componente italiana è la maggioritaria all'interno del network europeo che è costituito da circa una una trentina di geoparchi, eh, i parchi comunque che hanno caratteristiche carsiche, lo abbiamo visto prima eh, da alcune slide, in Italia sono molto di più di questi sette parchi, dal Parco del Begua, al Parco delle, delle Madonie e agli altri, eh, e, e agli altri cinque eh, parchi italiani che si fregiano del riconoscimento dell'UNESCO. Eh, I sette parchi eh, che aderiscono al network dell'UNESCO sono sottoposti diciamo così, a dei controlli molto, molto importanti e puntuali, eh, essi stessi devono sottoporsi diciamo così, ad una disciplina che li porta eh, a stare in rete con gli altri parchi che eh, seguono lo stesso disciplinare di gestione ambientale, ehm, in modo diciamo, sostanzialmente, sostanzialmente virtuoso. E per eh, Europark Federation, che è il maggior network europeo di aree protette, 400 soci in rappresentanza di 500 aree protette, di cui io sono Consigliere e Federparchi, che è la sezione italiana di Europark, di cui sono delegato a Europark Italia, eh, sono molto attente all'attività del network dei geoparchi dell'UNESCO, perché costituisce, diciamo così, sul piano gestionale la punta di diamante della buona gestione di territori che sono, diciamo, territori Molto particolari e che richiedono anche una conduzione ed una gestione specialistica. E questo richiama anche poi sostanzialmente la differenza tra un parco naturale ed una generica area protetta. Basta guardare, diciamo così, il panorama italiano. In Italia il 20% del territorio nazionale. È protetto da aree protette, eh, ma solo il 10% è protetto da parchi naturali. Le altre aree protette sono costituite dai siti di Rete Natura 2000. La rete ecologica nazionale ed europea, quindi, è costituita da siti. Di Rete Natura 2000, SIC sì e ZPS in buona parte ricompresi all'interno dei parchi, ma sia per Europark, sia per Federparchi, Feder i parchi naturali sono i nodi della rete senza i quali la rete si scioglie. Questo lo dico perché. Eh, ed è anche per questo che sono qui presente con molto piacere, perché eh, c'è una crisi economica, come sappiamo, planetaria, eh, c'è una crisi economica che picchia duro in Europa e anche in Italia, però diciamo questo non significa che tutte le grandi questioni Ambientali del nuovo millennio debbano essere derubricate, per cui sì, vabbè, ci sono i cambiamenti climatici, però ce ne occuperemo più avanti, eh, c'è il surriscaldamento del pianeta, sì, però ce ne occuperemo più avanti. Anzi, visto che i parchi e le aree protette sono i migliori conservatori del nostro futuro è venuto il momento eh, anziché eh, di togliere risorse economiche a go go alle aree protette come sta avvenendo soprattutto in Italia ed anche in altri paesi europei, invece di puntare con forza ad una riqualificazione dei parchi. Certo, c'è la crisi economica, la crisi economica deve spingere eh, alla, anche all'innovazione, non solo diciamo, al risparmio delle risorse pubbliche, la necessità del risparmio delle risorse pubbliche deve spingere a razionalizzare il sistema delle aree protette. E quindi diciamo sia Europark Federation sia Federal Park sono particolarmente impegnate a proporre una riorganizzazione del sistema delle aree protette. Eh, questo lo dico perché eh, ovviamente c'è un interesse speciale anche per la categoria dei geoparchi, cioè, secondo noi tutti i soggetti che costituiscono la rete ecologica europea e nazionale eh, devono preoccuparsi di questa riorganizzazione e di questo processo di riqualificazione e questo vale diciamo anche per i nodi della rete che sono costituiti dai eh, geoparchi. Eh, I fruitori delle aree protette, i fruitori dei parchi naturali, eh, diciamo così i protagonisti del cosiddetto turismo outdoor eh, sono tra gli tra gli interlocutori principali delle due organizzazioni, sia di Europark che, che di Federparchi, perché certamente eh, chi eh, frequenta la natura, chi eh, è spinto a frequentarla per amore della natura medesima, eh, è non solo una sentinella, ma è un soggetto preziosissimo nel indicare carenze, punti, punti di disattenzione, è sicuramente il miglior interlocutore per migliorare complessivamente la gestione, la gestione delle nostre aree protette, anzi c'è bisogno di dargli più voce. Chi ha pratica di gestione delle aree protette sa benissimo che i parchi, che sono nella stragrande maggioranza delle istituzioni relativamente giovane, eh, giovani, tutte le volte che i parchi si muovono per eh, esaltare, per migliorare al meglio la propria missione di conservatori della natura e di promotori di buone occasioni ed opportunità di sviluppo sostenibile, incontrano sulla propria strada i vari portatori di interesse, eh, se si tratta, che ne so, di un parco fluviale, i cavatori, se si tratta di un parco come quello che vivo io, il parco del delta del Po, sicuramente gli immobiliaristi, gli agricoltori, i cacciatori, tutti si, attivano, tutti si attivano per interloquire con il parco che vuole innovare, che vuole migliorare e così via dicendo. Gli unici che in questa dinamica non hanno voce sono normalmente i cittadini che vivono nel parco e soprattutto i fruitori del parco. Ecco perché eh, in particolar modo Federpark in questo periodo è impegnata a promuovere, contattando le varie associazioni, quindi sarà contattata anche eh, l'associazione degli speleologi italiani, a promuovere la nascita dell'associazione nazionale Amici dei Parchi. Perché è venuto il momento che in ogni parco... Anche in questo nasca un'associazione degli amici dei parchi che, nel gioco democratico del confronto tra portatori di interessi, istituzioni, tra istituzioni e società civile, possa rappresentare la voce forte, la voce significativa di chi maggiormente è interessato alla vita e all'attività dei parchi. Quindi concludendo, eh, io ho letto con molto interesse la bozza della carta eh, che il buon Massimiliano Costa mi ha, fatto, mi ha fatto pervenire nella giornata di ieri, di questa carta ho già eh, informato dei Contenuti di questa carta, ho già informato il presidente di Federparchi il, il dottor Gian Sammuri. C'è l'impegno di discuterla al primo consiglio utile di Federparchi. Mi auguro, insomma, che venga approvata nella sua interezza. Poi, se c'è qualcosa, diciamo così da correggere o da arricchire, ovviamente sarà nostra cura eh, promuovere diciamo così, eh, un incontro ravvicinato tra eh, Federparchi e l'Associazione degli Speleologi. Con questo impegno, con l'impegno eh, di eh, contribuire a mettere in rete il neonato parco dei Gessi e Romagnoli con il network dei geoparchi italiani, ed europei vi auguro buon lavoro e sono convinto che imparerò tante ed importanti cose nuove. Grazie. Grazie a Walter Zago. Tra l'altro, riguardo i geoparchi, i gessi bolognesi e la vena del gesso romagnolo stanno lavorando con i due GAL, i due gruppi di azione locale dell'Appennino Bolognese e della dell'altra Romagna proprio per il riconoscimento come geoparco delle due aree carsiche e gessose. A proposito di Parco dei Gessi Bolognesi, lascio la parola a David Bianco, il responsabile del progetto LIFE per il Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi della Badessa. Salve a tutti. Mi chiamo, come ha detto Massimiliano, David. Io faccio un intervento non mi scandalizzerei se qualcuno di voi vuole interrompermi vuol chiedere chiarimenti, perché in realtà il mio obiettivo è farvi conoscere la nostra esperienza ehm, cercando eh, di fare comprendere quanto è importante il rapporto tra speleologi, speleologia, eh, parchi e di, diciamo, chi lavora nei parchi e gli speleologi. Questo è un po' lo slogan eh, del, del mio intervento. Eh, prendendo la scusa di un progetto che è appena avviato che si chiama Gipsum, un progetto LIFE, vi spiegherò anche che cos'è un progetto LIFE natura, che eh, eh, coinvolge tutte le aree carciche gessose dell'Emilia Romagna, è un intervento che viene fatto non a nome del Parco dei Gessi Bolognesi, ma a nome di tutto questo network di, di enti che collaborano in un progetto di tutela. E la difficoltà sta non tanto nel raccontarvi il progetto, che è abbastanza semplice, ma nel farvi capire da dove viene questo progetto e dove va a parare, cioè quali sono le radici, le fondamenta su cui il progetto eh, conta. Dovendo dividere quindi il mio intervento, diciamo che c'è un piccolo prologo. Anzi chiedo a Massimiliano di controllarmi, tra un quarto d'ora di segnalarmi che non voglio rubarvi troppo tempo. C'è un piccolo prologo che vuole mettere in luce il fatto che il progetto non è nato in una stanzetta al chiuso eh, tra me e Massimiliano e un altro tecnico, ma nasce da lontano, viene da lontano e viene essenzialmente dal contributo della speleologia. Poi vi racconto brevemente il progetto, che è un tipico progetto LIFE, e un possibile epilogo perché i LIFE sono tipicamente degli strumenti con cui l'Unione Europea intende creare dei processi, processi che poi hanno un'evoluzione, eh, una hanno un post-LIFE, si, si definisce così. Allora, il possibile prologo è questo, che il fenomeno carsico è importantissimo, è importantissimo da un punto di vista naturalistico, ma non solo, è importante perché sappiamo tutti che ci sono i siti archeologici, paleontologici, c'è l'interesse storico, c'è l'acqua che berremo, quindi ci sono eh, tutte queste ottime ragioni di interesse nei confronti di un territorio carsico, non solo naturalistico. E le aree carsiche sono però molto difficili. L'acqua va, va sotto da un punto di vista agricolo, non è il massimo un'area carsica. Quindi, eh, molto spesso le aree carsiche sono state utilizzate eh, anche molto bene, però, quando è stato possibile trasferirsi altrove sono state abbandonate, oppure non hanno mai avuto attività, ehm, diciamo così, agricole molto produttive, quindi sono apparentemente marginali. In realtà. L'agricoltura nelle zone gessose è molto importante perché ha operato una artificiale diversificazione degli ambienti. E a noi, come naturalisti, interessa anche questo aspetto: cioè la presenza dell'agricoltura nelle nostre aree carsiche gessose, eh, deve destare la, uh, il nostro interesse assolutamente. Inoltre siamo nel posto giusto, ci sono anche ottimi prodotti, lo avete già ricordato. Io ho messo l'olio di Brisighella e eh, mi sembra un buon esempio di. Di un ottimo prodotto. Le aree carsiche sono quindi ricche, a volte povere, a volte comunque difficili. Sicuramente sono vulnerabili, sono fragili, vanno maneggiate con cura. E poi eh, l'altra cosa interessante: gli speleologi forse lo sanno, ma eh, il carsismo genera biodiversità. Di fatto eh, le aree carsiche sono sempre, tutte, inevitabilmente, molto importanti per la biodiversità e per la geodiversità. Sono dei veri e propri motori dell'evoluzione. Nelle aree carsiche ci sono tanti habitat, tante specie. Tutti i naturalisti sono interessati alle aree carsiche per questo essenzialmente, perché siamo di fronte ha eh, tanti microclimi, l'ambiente si presenta estremamente diversificato, le specie animali e vegetali altrettante. Questo è il motivo per cui le aree carsiche sono sempre state studiate dai naturalisti. Questa ricchezza è, è una ricchezza specifica, cioè, non è solo ricca perché eh, l'ambiente è diversificato, è ricca in se stessa, la ricchezza del aree carsiche eh, in generale, è a volte peculiare, cioè ci sono specie o animali, specie animali o vegetali, che sono strettamente legate a questi ambienti. E quindi quel 27% delle, dei parchi carsici, o più in piccolo, l'1% dell'Emilia Romagna, che è, è area carsica, ha una ricchezza eh, abbastanza, molto più eh, importante di quell'1% che territorialmente... Occupa, ecco l'altra cosa, una fetta di, quindi importante della biodiversità è sulle, zone è sulle zone carsiche. È nelle zone carsiche. Bene, l'Unione Europea è andata ad esaminare la biodiversità e ha deciso che una parte era fondamentale. Era strategica la conservazione della biodiversità e ha fatto delle scelte. Ha scelto degli habitat e ha scelto delle specie. Cosa salta fuori? Salta fuori che se sfogliamo una direttiva europea che si occupa di queste cose, troviamo habitat e specie presenti proprio quasi esclusivamente o in modo molto eh, legato molto strettamente al, al fenomeno carsico. E quindi c'è un interesse che diventa un obbligo. Eh, a tutelare la biodiversità di interesse europeo associata ai fenomeni carsici. Questo è un po' la, la premessa. Per dire che poi questa specificità, questa biodiversità così strana, richiede, quelle cose che Zago prima ci ha detto, una, speci una specificità, un'azione di tutela specifica, cioè i, i parchi carsici. Eh, non sono solo parchi naturali normali, hanno tra di loro, eh, noi spesso ci confrontiamo, abbiamo dei problemi nostri per tutelare quegli animali o quelle piante. E allora eh, i, i parchi devono eh, esserne consapevoli. E al, al tempo stesso questa biodiversità non è una biodiversità che si conserva semplicemente non facendo nulla, in molti casi è una biodiversità legata a una gestione attiva, cioè è l'uomo che deve intervenire per mantenere alcuni contesti, perché naturalmente potrebbero regredire gli habitat o anche scomparire. Quindi eh, la, la conservazione nel nostro caso è una conservazione in cui le aree protette fanno delle cose. E un obbligo comunitario... Quindi, se noi dobbiamo conservare questa biodiversità dobbiamo conoscerla però, dobbiamo conoscere le minacce. Abbiamo delle minacce che vanno analizzate. Le aree protette si devono preoccupare di mettere a punto delle misure per conservare eh, obbligatoriamente la, la, il patrimonio che ci è stato affidato e le minacce sono specifiche, come proprio la biodiversità. L'altro punto fondamentale è questo, che nell'Emilia Romagna, scendiamo all'Emilia Romagna, abbiamo avuto la fortuna di avere una rete, un sistema di aree protette che insistevano su questi affioramenti caratterizzati da carsismo, che costituiscono i nodi, fanno parte di un, di un sistema e ne sono nodo, sono parchi o riserve naturali, a volte sono. Dico solo perché è un po' diverso come sottolineava Federparchi, eh, sono solo Natura 2000, sono solo siti Natura 2000, però noi siamo partiti da questo dato di fatto. In Emilia Romagna esisteva un sistema di tutela con degli enti, con delle persone, con dei soldi per fare delle cose. E inoltre questi, eh, questi enti erano attivi già da tempo e quindi avevano un'esperienza puntiforme se volete, locale, però il Parco dei Gessi da anni lavorava su delle cose, quindi avevamo un, un piccolo know-how sviluppato a livello locale, erano mancate le, le relazioni tra i vari enti. E arriviamo al progetto, ho finito la, la, la presentazione, ho tenuto per ultima questa cosa però importantissima. L'altro punto di forza della nostra regione è la presenza di una eh, tradizione speleologica. Esiste una federazione capace di progetti eh, di grande valore, eh, è stata ricordata l'operazione Stella Basino che tra l'altro ha contaminato già il progetto di Life e continuerà dentro il Life. N in Emilia Romagna ci sono dei gruppi speleologici che dagli anni 60 e anche prima raccolgono informazioni di grandissima importanza per noi aree protette. Quindi abbiamo avuto la fortuna, da un lato, di che le istituzioni avevano protetto i territori e avevano messo lì delle persone come me a, a lavorarci. Dall'altro che spontaneamente, inizialmente spontaneamente, la speleologia aveva raccolto informazioni, messo a punto delle tecniche, e era andato avanti nel cartografare... Io vi so dire esattamente quante grotte abbiamo al Parco dei Gessi, ma perché c'è stato qualcuno che ha, scritto, ha realizzato un catasto, che il catasto speleologico è una mole di lavoro impressionante, se un'amministrazione dovesse pagare eh, dei professionisti, a parte che avrebbe il prodotto tra non so quanti anni e costerebbe più del life sicuramente. Invece noi abbiamo questa banca dati di conoscenze e di, anche eh, se volete di risorse umane, che è veramente il nostro punto di forza. Senza questa eh, presenza del mondo speleologico in Emilia Romagna noi il life sul gesso non lo avremmo potuto neanche concepire. Le aree protette in questi anni hanno studiato, divulgato, hanno collaborato con, eh, con vari soggetti. Alcune foto possono ricordarvi cosa abbiamo fatto con i soldi della regione o delle province o dei comuni Abbiamo messo delle centraline, abbiamo studiato i pipistrelli, abbiamo studiato la qualità dell'acqua. Qual è il limite di questa cosa? Che lo abbiamo fatto singolarmente, grotta per grotta, punto per punto, senza mai centralizzare questa informazione, senza avere mai la, la stessa metodologia. Questo è un limite grosso. Noi sentiamo la carenza in, questo, in questa modalità che abbiamo utilizzato. Abbiamo protetto come? Beh, ad esempio la Dolina della Spipola, che è la più grande dolina del gesso d'Europa, è per tre quarti di proprietà pubblica. Il Parco dei Gessi l'ha comprata da delle società immobiliari che avevano ben altre intenzioni. È stato possibile comprarla grazie ai finanziamenti di regione, provincia, comuni che hanno creduto nell'assicurare questo bene comune eh, alla proprietà pubblica cosa che per il futuro non sarà sempre più possibile. Però noi abbiamo comprato i posti più importanti per la biodiversità e la geodiversità del parco. Allora, quindi l'acquisizione dei terreni oppure abbiamo chiuso dei cancelli. La libertà è bellissima, ma la libertà di tutti è un problema. Non vi faccio vedere le foto del, delle colate spaccate, dei fili d'Arianna, delle verniciate in grotta, il rischio di incidenti. Il parco, le grotte più importanti, le ha protette fisicamente. Tutti ci possono andare nel rispetto dell'ambiente, delle regole e della sicurezza. Quindi la chiusura delle grotte non deve essere vista mai dagli speleologi e dai cittadini come un limite, perché è quel limite che conserva il bene ambientale. E mette anche in diciamo così, questo è un esempio di porta, io la chiamo porta USB, è una porta gro molto grossa, molto robusta, perché Bologna questo richiamo che la grotta aveva faceva sì che tante persone cercassero di entrare in grotta. Eh, per fare che cosa? Tutto, dalla festa di laurea al, ad allestire un albero di Natale per fare una bischerata. Adesso, da quando l'anno stesso che noi abbiamo messo la grotta, la, la porta è stata messa dagli speleologi con i soldi del parco, l'anno stesso, a 5 metri da quel portone, i pipistrelli hanno ricominciato a svernare lungo il percorso che utilizziamo continuamente tutto l'anno con eh, i bambini e con i visitatori della grotta. Questa è la grotta della Spipola, tanto per dirvi l'effetto che quella porta ha, ha avuto di benessere immediato per eh, gli animali. Poi abbiamo fatto molta divulgazione. Divulgazione vuol dire prendere delle persone, portarle a vedere i posti. Eh, questo succede. Anche la grotta è oggetto di visite. Penso che sono esperienze che restano molto profonde. Le persone che vanno in grotta con noi se le ricordano, mentre non si ricordano, non c'è rappresentante di Frassassi, ma la visita a Frassassi è meno... Ehm, è, diciamo, se volete, è più... È più leggera. Questa è un'esperienza di due ore e mezzo col caschetto in grotta, in una grotta vera, sporcandosi, eh, per tutti resta scolpita nella memoria. E oggi come oggi la gente va in cerca anche di questo, di fare delle esperienze piacevoli. Quindi la gran parte delle persone è molto contenta. Noi cerchiamo di divulgare il nostro patrimonio. Le nostre grotte non sono spettacolari come Frassasi, eh, sono altre grotte. Eh, Molto interessanti se eh, spiegate bene. I bambini sono felici, contenti, sorridono, eh, i caschetti sono comprati con i soldi della regione, le guide lavorano eh, con il contributo dei comuni, ecco, il parco lavora grazie al, all'insieme degli, degli attori della nostra società. Molte di queste persone, ad esempio, vengono accompagnate anche dagli speleologi, noi quando. Abbiamo bisogno gli speleologi di Bologna, in convenzione, ci danno una mano in questo tipo di attività. Cosa se ne faranno gli speleologi di Bologna dei soldi di una convenzione con il parco? Eh, pubblicano la loro rivista, tengono aperta la loro sede, tengono quindi. E credo che questo modo, a noi costa una fischiata, a loro invece è basta per poter realizzare la loro attività istituzionale. E questa è una cosa che va assolutamente mantenuta. Abbiamo allestito centri visita, percorsi, abbiamo la cartografia, abbiamo organizzato eventi, pubblichiamo le nostre piccole notizie, abbiamo fatto dei materiali per i bambini, per gli adulti, per gli esperti. Abbiamo fatto quello che fa ogni parco, però tirandolo molto sul, eh, sul nostro oggetto, siamo già arrivati, arrivo al progetto, ehm, abbiamo fatto ricerca eccetera, il, il progetto è un tipico progetto live che ha come presupposto avere habitat e specie di interesse comunitario dentro dei siti, Natura 2000, avere delle minacce e proporre all'Unione Europea delle azioni per... Eh, per Attenuare o eliminare queste minacce. La cosa buffa è che, nonostante tante aree protette, tanti siti Natura 2000 siano carsici, eh, pochissimi LIFE si sono occupati di questi habitat, di queste specie, quasi mai hanno coinvolto il mondo speleologico. In tutta Europa ci sono due o tre progetti, nonostante siano 15, più di 15 anni che vengono fatti i progetti LIFE. Quindi eh, anche questo fa riflettere, cioè c'è stato un sottoutilizzo delle enormi potenzialità che hanno avuto anche questi finanziamenti europei ehm, non si vede molto ma eh, questa è Rete Natura 2000 che è questo network voluto dall'Unione Europea I, gli enti coinvolti sono sei quindi partendo eh, da, da Est abbiamo la piccola riserva di Onferno gestita dalla provincia di Rimini il parco dell'Avena, il parco dei Gessi Bolognesi c'è un altro piccolo sito a ovest di Bologna che si chiama Zola Predosa, eh, i gessi di Reggio Emilia di Albinea, quindi tutti i gessi messiniani, quelli che ho elencato, e invece in, nel Parco Nazionale Tosco Emiliano c'è un posto importantissimo che sono i gessi triassici, dei gessi ovviamente molto più antichi. Ecco, tutti questi sei luoghi vengono coinvolti in questo progetto, che è un progetto fatto da tanti progetti, da tanti sottoprogetti, da tante azioni ve le scorro e capirete una cosa, che noi altro non abbiamo fatto che esplodere o riproporre più in grande eh, le cose che facevamo prima da soli nel nostro piccolo. E per fare queste cose però l'altro diciamo, ehm, punto di forza è che possiamo contare su un mondo speleologico maturo. Competente, capace e disponibile a collaborare con noi. Senza questi due elementi noi non, non lo potremmo fare. Dura cinque anni, è già cominciato, sono in corso tutti i primi monitoraggi, costa 2 milioni di euro. Di cui uno viene circa uno è rotondo, ma viene dall'Unione Europea. E, e i, i siti. Li vedrei, domani pomeriggio poi ci sarà un incontro, chi fosse interessato approfondiremo le azioni, non è il caso, adesso voglio lasciare lo spazio agli altri, però venendo alle azioni, eh, le azioni di conservazione che rivolgiamo ad ambienti come le grotte oppure delle comunità vegetali come queste di felci oppure di crassulente, ehm, come non so se vedete bene, comunque sono piante che allignano sull'arido sul, eh, affioramento gessoso. Oppure, come alle fonti di Poiano, che è una fonte eh, carsica eh, salata in, nel bel mezzo dell'Appennino, un habitat assolutamente straordinario, si farà un intervento di riqualificazione. Ah, l'altro target del nostro progetto sono i pipistrelli. Voi pensate che in Emilia Romagna l'80% dei pipistrelli che abbiamo lo troviamo proprio in questo 1% di territorio. Senza, se noi cancellassimo con una gomma le aree carsiche crollerebbe la chirotterofauna dell'Emilia Romagna. Perché almeno durante l'inverno hanno bisogno delle grotte per andare a svernare. Non sono, ecco, le azioni che il progetto prevede: sono dei monitoraggi. I nostri monitoraggi porteranno una maggiore conoscenza, noi questa conoscenza la metteremo a disposizione di tutti, della regione, delle province, di, dei cittadini, questo è un obbligo assoluto della, dei progetti LIFE. Compreremo dei terreni, il Parco dell'Avena comprerà circa 25 ettari eh, di, di zone di massima naturalità. Per metà i soldi verranno dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea è d'accordo che in certe condizioni è l'acquisto del terreno la modalità migliore per proteggere il... E poi faremo delle azioni di conservazione. Le azioni di conservazione sono, adesso vi faccio vedere le foto, altre, altre cancellate, eh, bonifiche. Le, le, lo sapete tutti che spesso i luoghi carsici sono stati usati come discariche. Il Parco dei Gessi ha dovuto negli anni spendere dei soldi per rimuovere delle 500, il frigorifero, eccetera. Tutta questa eh, spazzatura che è stata occultata eh, scioccamente eh, nel, nel sottosuolo è lì, è lì pronta a essere finalmente tirata fuori, non si nascondono le cose sotto il tappeto, eh, si tirano fuori, si gestiscono, ci hanno dato i soldi per fare le bonifiche delle doline, delle grotte. Eh, almeno il primo tratto, e questa cosa: se noi eh, dovessimo avvalerci solo di ditte specializzate, sarebbe un problema. Anche fare il sopralluogo è un problema. Servono gli speleologi, abbiamo i soldi per fare delle convenzioni per lavorare insieme agli speleologi. Ehm, metteremo di nuovo dei cancelli alle grotte ritenute una ventina in tutta l'Emilia-Romagna, ritenute a rischio di un uso improprio. Quindi non chiudiamo le grotte, e poi comunque le grotte vengono chiuse, ma le chiavi sono a disposizione del, di chi ha ragione di andarci. Questa è una chiusura, ad esempio, che abbiamo fatto al Farneto: eh, perché, perché dopo che abbiamo riaperto la grotta, abbiamo cominciato a trovare tutte le scritte a bombolette della gente che aveva letto sul Carlino che avevamo riaperto la grotta e c'era il via vai di persone che durante la notte veniva lì a rischio di farsi anche male. Quindi abbiamo alzato le, la palizzata. Gli speleologi recentemente hanno bonificato. Guardate ancora, adesso noi abbiamo quasi finito, ma questa è solo una parte: questo dentro una grotta c'era questa roba. Eh, e la stessa cosa c'è probabilmente in queste zone. Comunque, una trentina di cavità vengono bonificate grazie a questo progetto perché non succeda più, eh, ecco molte altre cose che facciamo: l'attività con le scuole. I live, e più in generale ormai tutti, pensano che, che il problema sia essenzialmente di tipo culturale. Allora, è vero che la scuola, dire in ginocchio forse è poco, perché è, è messa male, però c'è ancora una gran voglia di fare, c'è una gran voglia di partecipare. Durante il fine settimana comunque le famiglie hanno voglia di fare delle esperienze positive, per cui noi abbiamo molti... Ogni sito vedrà sviluppare un mucchio di attività rivolte ai ragazzi e alle famiglie e questo non è poco. Però noi non facciamo altro che esportare quella nostra piccola esperienza che tutti abbiamo sentito essere quella giusta. I bambini fanno i loro disegnini dei pipistrelli, sono contenti e si sentono parte di una comunità europea che da tutte le parti sta facendo queste cose. Credo che eh, vada un po' rimarcato. Ehm Ecco, su, usiamo anche le nuove tecnologie, ad esempio vi faccio vedere, le tecnologie moderne quali sono? Beh, ci sono i GIS, ci sono, rispetto a quello che gli anni, negli anni 60 potevano aver fatto gli speleologi, noi abbiamo delle attrezzature eh, fotografiche professionali, possiamo fare le riprese IR, eh, possiamo, addirittura abbiamo un conta contapipistrelli, uno strumento che è un varco, che ti consente di sapere a che ora è uscito il tal animale e è anche stato ripreso. Noi avremo dei, dei numeri, per la prima volta si sapranno quanti animali passano dentro una certa, eh, un varco anche grande. Questa è una cosa che non è così scontata, cioè non ce l'ha ancora nessuno. Eh, noi adesso già nel primo anno abbiamo raccolto dei dati assolutamente eccezionali e dobbiamo aggiornare le schede Natura 2000 perché abbiamo trovato delle specie che erano, non erano note. Queste foto sono foto fatte senza flash, sono foto IR, consentono. È la feritoia della Grotta della Spipola, Vi fanno vedere degli animali che neanche gli speleologi vedono perché stanno nelle fessure. Però solo per dirvi la, la possi, le, la, la, le potenzialità di una strumentazione scientifica. E, vabbè, adesso è troppo illuminato, non vedete. Questo ad esempio è dello Stella Basino, c'è cioè la baldostruttura, eh, come viene detta da qualcuno, cioè sono dei ferri di cavallo che vivono in questa grotta importantissima, davvero, e la colonia che avete qui nel Parco dell'Avena è una delle colonie più importanti d'Europa. E solo grazie agli speleologi è saltata fuori questa notizia. L'epilogo è questo, eh, l'epilogo io potevo anche intitolare così, che Gipsum, niente di nuovo sotto il sole, perché è solo l'esplosione di una serie di pratiche. Ben, eh, che avevano funzionato, con l'aiuto, la, che è la mano santa dei soldi dell'Unione Europea, che potenziano le possibilità che gli enti locali, eh, gli enti di gestione dei parchi o delle province avevano a disposizione. Quindi faremo di più, ma faremo le stesse cose e le faremo insieme agli altri. Ci sono molte parole chiave, ma eh, la, la cosa che, a cui tengo di più è collaborazione. Rete, relazione, queste sono le cose chiave per il futuro. E, niente, i parchi carsici e gli speleologi hanno gli stessi identici obiettivi, da punti di vista diversi, però eh, dobbiamo reciprocamente conoscere e capire quali sono i punti di contatto. Eh, il nostro, molti, alcuni di voi io li conosco, è già assodato. In altri casi ci accorgiamo tutti e due che i parchi non conoscono cosa fanno gli speleologi e gli speleologi non hanno ben capito che cos'è un'area protetta. Allora bisogna che ce lo diciamo tranquillamente. Queste due immagini, relazioni ed equilibrio, cioè l'idea di passare a. A essere una rete, a, es a sentirsi in relazione con gli altri è fondamentale, perché il futuro, che è difficile, lo abbiamo ricordato, c'è la crisi, c'è tutto, però è il livello che non può essere il piccolo campanile, il piccolo orticello, la piccola area protetta. Le aree protette devono collaborare tra di loro e col mondo che sta intorno a loro, viceversa. Gli speleologi devono uscire il termine dal buco. Eh, cioè devono ehm, trovare loro il modo di farci essere tutti più efficaci. E così io ho finito, convinto davvero sinceramente che sia la collaborazione quello che ci, per il futuro ci si riserva. Grazie, grazie a David. E a proposito di e collaborazione di rete, di network tra le aree protette e anche a proposito di ricerche scientifiche, Davide ha esposto gli aspetti di ricerca contenuti nel live. Invito ora Vania Debevec del Parco delle Grotte di San Canziano in Slovenia, quindi la rete si amplia un po', non molto oltre il confine italiano. Lei ci parlerà di una ricerca pluriennale che stanno conducendo sul rapporto tra il microclima delle grotte e la frequentazione speleologica. Eh... Vi auguro un uh, buon uh, proseguimento con la mia presentazione. Il, io lavoro nel parco uh, di Grotte di Skozian, che si trova uh, nella parte carsica in Slovenia. Uh, questa è la, diciamo, la foto tipica del nostro parco e colgo l'opportunità perché il eh, dottor eh, Bianco che ha parlato prima ha spesso parlato delle doline che sono veramente un cuore di un parco carsico anche a punto di vista di biodiversità e il nome dolina è nato proprio in questo luogo nel parco di grotte di Scozian eh, perché il fenomeno geologico eh, diciamo che è durato anni e anni eh, però a un certo punto, Soffitto, che eh, è stato sopra queste eh, due grotte, eh, non ha sostenuto il suo, eh, il suo peso e è crollato. Così il fiume, forte, eh, è veramente. Ehm, ha portato via eh, tutti, tutte le rocce che ci sono rimaste, però ci ha lasciato, eh, diciamo, più o meno delle pareti intorno a questa dolina che giorno d'oggi eh, sono un habitat speciale anche per il punto di vista floristico e faunistico. E anche in questo nostro piccolo parco ci ritroviamo con la flora veramente unica che si può ritrovare soltanto nelle aree alpine. Ecco un po' eh, la mappa dove ci troviamo. Si vede che il nostro parco non è molto grande, addirittura è piccolo, però eh, abbiamo una grande zona di influenza. Si può notare questa zona eh, dipinta di giallo, che è la diciamo, core zone e eh, punto centrale della zona protetta dell'area protetta e tutto insieme viene a 40-113 ettari del terreno protetto. Comunque la zona di influenza è molto più grande, 45.000 km2 e questa zona di influenza è anche la zona gialla, entrambi sono ben definite dalla legge speciale su quale ci basiamo il nostro lavoro come gestori nel parco. Eh, comunque quella zona di influenza è molto importante perché è stata disegnata ehm, a causa di fiume, fiume Reca che scorre nelle grotte e questo è il terreno dipinto di verde, è praticamente tutto il terreno che raccoglie le acque intorno a questo fiume. Quella zona purpurea, diciamo, che è stata hm, come eh, una zona eh, aggiuntiva raggiunta un po' più tardi nei programmi dell'UNESCO, e si chiama la zona del transito. Sì, è vero, ci sono anche eh, diciamo, le peculiarità nel gestire anche questa zona eh, e ci sono anche le attività che sono in comuni, eh, zona di influenza. Questo è la, eh, diciamo, il lavoro con le acque, il eh, monitoraggio della qualità dell'acqua che è sempre presente nella zona d'impatto e nella zona centrale, però anche nella zona del transito. E, uno che osserva bene la cartina nota bene che l'acqua praticamente scorre nella superficie soltanto nella zona di impatto, ma non nella zona di transito. E naturalmente si può chiedere: ma come mai eh, avete tanta cura delle acque se l'acqua praticamente non c'è? E questo è punto: perché l'acqua c'è anche nella questa zona purpurea, però c'è sotto l'acqua. Perché qua nella questa area. Praticamente il fiume qui scorre sulla roccia Friis che ha una diciamo, struttura fisica e chimica che non permette l'acqua di sciogliersi nel sottosuolo. Però qui il fiume incontra la roccia calcarea e in, questa, eh, in questi punti ci sono, si sono formate tante grotte eh, tanti, tante doline e tanti altri fenomeni carsici. E fiume Reca prosegue la sua via nel sottosuolo, nella sottoterra in Italia e qui viene, diciamo, vede la luce del sole come una grande parte del fiume Timavo. E così questa area carsica, anche quella zona, zona purpurea in quest'area qua, praticamente è piena di grotte, magnifiche e bellissime che sono veramente un patrimonio naturale ma per punto di vista speleologico, diciamo culturale, e noi proprio nelle grotte di Scozian siamo molto onorati che possiamo dire che abbiamo anche un altro diciamo, importante beneficio da questa eh, cultura speleologica, possiamo dire che abbiamo anche eh, il bene delle ricerche che sono state fatte in questa area. Eh, già in passato e appunto questo terreno viene chiamato il Carso Classico perché le ricerche sono state, eh, si sono svolte in questa area per eh, diciamo, tanto tempo fa e tanti fenomeni sono stati descritti per la prima volta in questa regione. Questo è il eh, diciamo logo del nostro parco. Il parco è stato eh, formato dal governo sloveno nel 1996. E, appunto, abbiamo una spe legge speciale che ci definisce come gestire l'area protetta. Però tu, le, grotte, eh, le grotte sono state iscritte nel patrimonio mondiale UNESCO come un bene naturale. Eh, noi abbiamo una grande responsabilità come gestori anche a livello diciamo, nazionale, ma soprattutto internazionale, via di l'UNESCO. Il fiume Reca, che diciamo, si, eh, ha sua via nell'area calcarea, partendo eh, dalle grotte e poi in via eh, nel Carso, però sottosuolo è iscritto anche sulla lista delle zone umide con, eh, importan per, con la, eh, importanza internazionale. Così siamo anche un sito a Ramsar, uno dei primi stati iscritti in quella lista come la eh, zona umida sottoterra. Era veramente eh, una bella cosa, soprattutto nel via di comunicare alla gente come mai una zona umida si può trovare anche sottoterra. In 2004, diciamo, è venuta una terza medaglia di condotta. Possiamo dire così, perché tutta, tutto si tratta del gestire i beni naturali e culturali che abbiamo. E il nostro parco è diventato un membro della rete molto importante eh, nel programma dell'UNESCO e questa è la rete Uomo e Biosfera, Main and Biosphere, e siamo iscritti sotto il nome eh, Riserva di Biosfera Cras, Carsica. Diciamo, eh, Portiamo anche questo nome a livello internazionale del Carso. Questa è una ma mappa delle grotte, così per... Uh, spiegare due cose um, UNESCO ci, uh, con la sua convenzione propone un trattamento speciale dobbiamo preservare conservare questo bene naturale per le generazioni in futuro così diciamo che i la, um, lavori la gestione e la tutela sono un po' rigorosi dall'altra parte è nostro obbligo far sapere tutta la gente del tutto il mondo di questo luogo e aver, diciamo, provvedere la possibilità per questa gente a fare la visita in questo luogo. Così questa parte, questa parte è aperta per il pubblico. La visita turistica dura un'ora e mezza, però vedete che c'è una grande parte della grotta sul canale di Hanke, che è chiusa al pubblico, però aperta soltanto per via delle ricerche speleologiche. Eh, diciamo che ogni speleologo, soltanto speleologi, speleologi con il proprio diciamo anche equipaggiamento e anche eh, la sapienza che loro l'hanno, potranno pot visitare anche in futuro eh, questa parte, che è un po' non un po' molto impegnativa, però spettacolare, con una diciamo, sala grandissima in questa parte che si chiama Sala di Martel e l'estimazione diciamo, della, della grandezza di questa sala viene 2 eh, milioni di metri cubi, così proprio per, per qualunque che si capisce e si può immaginare questi numeri. Prima eh, ho detto che la parte turistica comincia nella grotta che si chiama la Grotta del Silenzio. Eh, qui il fiume che scorre nelle grotte non è ancora presente perché il turista non lo, non lo sente, non lo nota. E, mm, vogliamo presentare, con il nostro eh, lavoro delle ricerche, del monitoraggio, che per la pri questa prima parte delle grotte è un po', diciamo, chiusa. Perché il eh, condizioni microclimatiche sono praticamente eh, uguali tutto l'anno con le minori variazioni. La seconda parte che si apre sul canyon eh, nel sottosuolo, eh, sul canyon nelle grotte, si chiama la grotta di Rimbombo perché questo nome ci fa un po' pensare anche al fiume che scorre anche veramente quando il fiume ha un livello altissimo, è veramente drammatico entrare in questa parte. E questo è veramente un luogo che la parte turistica è lunga circa 3 km, però questo canyon ha altezza più di 100 metri e larghezza fra i 10 e i 60 metri qui veramente si sente già il flusso dell'aria esterna e appunto di questo le temperature e gli altri parametri variano eh, durante l'anno moltissimo. Come abbiamo visto un paio delle bellissime foto della fauna sottoterra, non bi bisogna eh, semplicemente dimenticarsi di questa regina eh, del, del sotterraneo che è Proteo. Eh, Questo animale bellissimo eh, vive nell'ambiente molto delicato e usiamo spesso questa immagine per spiegare alla gente di quanto è vulnerabile eh, l'area carsica. Eh, soltanto piccole variazioni eh, nell'equilibrio degli microelementi eh, che, so che si trovano nell'acqua eh, possono danneggiare l'intera popolazione. E questi cambiamenti nell'equilibrio diciamolo eh, con chiarezza sono antropogeni perché qualcosa che si fa nella superficie eh, può trasmettersi con le acque anche nel eh, sottoterra. Però con i pipistrelli anche nel parco di Grotte-Scozian eh, possiamo dire che c'è una storia di successo. Eh, la gente eh, si rende conto che eh, diciamo, la qualità dell'acqua, che dipende dall'uomo, è molto importante per la qualità di vita di questi pipistrelli. Eh, in ultimi anni la popolazione dei pipistrelli è aumentata perché anche la qualità delle acque eh, sono eh, migliorate. Nelle grotte di Scozian abbiamo durante l'estate eh, fra 4.000 40, eh, 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 e 5.000 esemplari e diciamo questa colonia è molto speciale perché è colonia di maternità, si può dire così, birth colony e siamo molto diciamo lusingati che eh, le, eh, i pipistrelli hanno scelto proprio le nostre grotte per questo punto. Eh, sono localizzati nel punto più frequentato dai turisti e più rumoroso. Questo è un fenomeno perché sappiamo tutti che direttive Natura 2000 sconsigliano le visite turistiche eh, nelle grotte dove ci sono pipistrelli. Però da noi pare che queste madri con giovani eh, non fanno caso ai turisti. C'è un altro punto di vista che non viene proprio messo nella parte di biodiversità nelle grotte, ma diciamo ci fa pensare anche nella diversità di un'altra vita che è nella grotta. Prima, senz'altro, si trovano in queste piccole goccette e anche qualche di più dei invertebrati che sono eh, molto importanti per la biodiversità in generale e anche nel biodiversità di nostro sito. Addirittura ci troviamo più di 30 specie di crustacei copepodei e si trovano soltanto in un paio di posti, proprio non ci sono anche uguali specie fra un'altra parte e dall'altra della grotta. Ma c'è un'altra importante vista da questa goccia. Che è la causa di formazione di eh, spele o formazioni nelle grotte. Su questa goccia si estraiono minerali che poi si eh, presentano come stalactiti e stalagmiti. E per danneggiare questo processo, perché è più importante in questi casi parlarne di habitat o di ecosistemi e così via, è tenersi conto che qui siamo in presenza di un processo continuo. E piccole azioni lo possono danneggiare irreversibilmente. Così, per prevedere questo punto di quanto si può danneggiare e quando, bisognerebbe tenersi conto di vulnerabilità delle grotte e delle azioni che l'uomo fa quando visita, delle, visita le grotte. Così il microclima nelle grotte, per fortuna, eh, è, diciamo, Scritta anche nella nostra legge, per fortuna, che il lavoro che si fa con le microclima, con questi, appare questi apparecchi, eh, ci viene prescritta per il lavoro così un po' eh, ci facilita le cose. Eh, la microclima nelle grotte eh, è molto vulnerabile, anche e così abbiamo installato nella parte turistica tre stazioni, eh, per adesso abbiamo misurato CO2 umidità e temperatura però eh, io spero che anche a partendo del maggio l'anno prossimo avremo più dati perché abbiamo eh, tramite un progetto eh, avuto la fortuna e possibilità di acquistare altri apparecchi così vi potrò in futuro mostrare qualche data in più ci sono tantissimi dati, tantissime figure, tantissime eh, spiegazioni come e quando, però io ho scelto questo eh, punto di riferimento nella grotta che si chiama Tenda. La grotta è molto mh, vasta, però qui, in questo specifico punto, ci ritroviamo in un posto che è più eh, stretto di tutto... Di tutto eh, per, diciamo, percorso che il turista fa e anche il punto, punto più basso nella grotta. Così si forma, diciamo, eh, nei termini speleologici, una tasca. E in questa tasca l'aria eh, non circola eh, più di tanto. Li dati sono, diciamo, questa, eh, questi dati sono presi nel mese di eh, gennaio, eh, valgono per il CO2. E si può notare un eh, piccolo eh, diciamo, aumento della concentrazione di CO2 dopo eh, il picco della visita. Si vede che qui non ci sono visite, poi vengono i turisti e ci sono i piccoli eh, aumenti del CO2 che per fortuna poi eh, ritornano al loro livello base e vedendo anche che durante l'inverno la visita non è visitata con la frequenza eh, come eh, secondo eh, il turismo nell'estate. Stesso per CO2 ci sono questi dati per eh, l'estate, appunto questo è un agosto e quando sono state riprese queste date diciamo che in questo agosto eh, abbiamo avuto più di 20.000 visitatori, in quest'anno i visitatori sono stati 100.000, c'era un anno di record e si può vedere eh, interessantissimo eh, come aumenta questo CO2 e poi di nuovo cade su diciamo, una concentrazione che è, diciamo, concentrazione, eh, come prima del livello zero, come lo chiamiamo noi e appunto questi paesaggi sono molto importanti quando si eh, fa monitoraggio del microclima nelle grotte per, eh, per permettere alla gente, agli speleologi, a tutti quanti che lavorano nelle grotte che questo eh, diciamo, ritorno al livello base eh, veramente si otterrà. Se eh, questo non è possibile, allora è possibile che il parametro aumenta nel, nel valore, nella concentrazione e così danneggiamo questa peculiare capacità delle grotte eh, di eh, rigenerarsi da sola importantissimo parametro nelle grotte che è radon, a parte della temperatura e CO2 e l'umidità che è molto importante per, per controllare l'impatto della visita turistica però con questo radon eh, diciamo che più o meno eh, per la vita turistica non è così importante perché il turista viene, passa e praticamente non assorbe tutto questo radon, però gli speleologi, addirittura quelli che lavorano nelle grotte eh, inhalano un po' di più specialmente se sono trattenuti diciamo un giorno così. In nostre grotte abbiamo eh, misuramenti del radon eh, tutto l'anno per via delle guide turistiche, perché sono loro che sono esposti di più eh, e si vede che anche nella grotta è sbagliato a dire che abbiamo concentrazione più o meno eh, 2.000 beccherelli tutto l'anno uguale, perché non è così? Varia anche concentrazione dal vista del tempo, Dell'anno, qui ci sono diciamo, concentrazioni per l'estate, e qui con diciamo, questi valori che sono misurate durante l'inverno. E poi vediamo che variano anche secondo il punto del, nelle grotte, perché non è uguale. E questo vedete è la tenda. Eh, la punta di tenda che l'avete visto prima quando eh, vi ho spiegato del CO2 che è un punto strettissimo e si otterranno anche le concentrazioni di radon più alte invece questa parte che è aperta all'esterno eh, l'influenza dell'aria è veramente fortissima così praticamente il radon eh, è al punto zero per le guide che, sono, che lavorano nelle grotte la nostra legge prevede un trattamento speciale. Noi come gestori del parco abbiamo un obbligo di permettere loro ogni anno mediche, mediche, visite mediche e anche monitoraggio del radon nelle grotte. Così si può tramite una formula ottenere la dose effettiva del radon che abbiamo eh, assorbito durante l'anno eh, noi abbiamo fatto un passo un po' più avanti, anche l'anno scorso ho concluso uno studio dei eh, funzionamenti del polmoni e il nostro gruppo sono state le guide nelle grotte il gruppo di controllo, la gente che lavora fuori, praticamente al computer tutto il giorno e abbiamo cercato di sapere se ci sono il momenti nocivi durante il lavoro nelle grotte e con questi studi per, per questo punto non li abbiamo trovati diciamo che il lavoro nelle grotte eh, fa bene anzi eh, abbiamo trovato in un parametro eh, che addirittura hanno le guide un parametro migliore di quelli che lavoriamo nell'amministrazione però diciamo che la correlazione dei dati non è così forte eh, Diciamo che questo è un augurio di auspicio di fare altri studi un po' più approfonditi, però in momenti nocivi non ci sono stati ritrovati. Con questo, diciamo, sopralluogo, questo è il cuore della nostra zona protetta che lascia a immaginarsi la ricchezza del mondo sottoterra, e su questa fotografia possiamo immaginarsi veramente che ecosistemi nell'area carsiche sono veramente molto complessi. E io spesso dico che come gestori abbiamo la fortuna di partire dalle grotte, di, eh, avendo l'opportunità di percepire le grotte come quelle vulnerabili, eh, s quale ogni cosa che facciamo ha un risultato, o nocivo o meno. Così la complessità degli ecosistemi nelle aree carsiche, secondo noi, va presa con cautela. E tutti i monitoraggi che si fanno, a un certo punto, si bisognerebbe eh, raccoglierli tutti per facilitare quello, quella ente che è in gestione per facilitare le decisioni. Così vedrete qui ehm, l'ecosistema nella superficie, è semplicemente via dell'acqua, è sempre. Eh, in eh, cooperazione con l'ecosistema eh, nel sottosuolo e certamente tutte, eh, tutte le sapienze che ci possono dare eh, attrezzature giuste per fare monitoraggi per capire che cosa si eh, ottiene con an, diciamo, flussi antropogeni o che cosa ci offre la natura e che cosa valo ha valore per proteggere così per fare un passo un po' più avanti, ma perlomeno soltanto per adesso come un'idea. Eh, le grotte sono usate per, con i, diciamo, per i turisti e per gli speleologi e senz'altro un impatto antropogeno c'è. Bisognerebbe misurarlo per... Ehm, non permettere alla grotta ulteriori danneggiamenti, specialmente dal punto di vista micro bio, uh, microclimatico, che ha risultati poi nel uh, calo anche della biodiversità. Però c'è un altro punto strettamente uh, connesso con uh, la capacità di uh, accettare il numero della gente, si dice caring capacity, la capacità... Uh, uh, Porta, Portabile, port, portante, così, in quale, non, specialmente dal punto di vista delle grotte, non bisognerebbe dimenticare eh, quel particolare che abbiamo eh, visto prima, quello è, è la microclima e il radon. Eh, per la gente che lavora nelle grotte, è veramente importante non eh, farsi. Esporre di troppo, specialmente eh, quando è il caso, è questo sì che è un limite che diminuisce il numero della gente eh, che si può facilmente ottenere dalle formule esistenti e magari potrebbe risultare anche più alto. E per un gestore delle grotte eh, è molto importante per avere un numero, un qualcosa su quale basare le proprie decisioni della gestura. E abbiamo fatto un'idea di come avere entrambi, dal tutti i monitoraggi, questo eh, indice dell'uso del delle grotte, così si può avere un'evaluazione a quale punto la grotta è stata eh, danneggiata e magari può... Eh, sviluppare dei procedimenti per eh, rigenerazione, se è possibile. Eh, in tanti casi nelle grotte questo purtroppo eh, non è possibile più. Così una riflessione del futuro eh, anche io spero collaborazione nei programmi di monitoraggio, ho visto che avete un splendido lavoro con i pipistrelli e io mi auguro nel sistema di monitoraggio anche della superficie del sottosuolo che avremo anche eh, con Parco Venan del Gesso eh, nel futuro dei progetti simili e io eh, vi auguro un buon lavoro anche eh, in questo convegno e in tutto incontro nella casola e ringrazio tantissimo per il dottor Costa che mi ha dato la possibilità di presentare una piccola parte di nostro lavoro e anche il gentile pubblico per pazienza. La ringrazio col cuore perché era stata eh, la mia prima presentazione in italiano. Grazie. Grazie davvero tanto a Vania Debevet per questa perfetta presentazione in italiano e complimenti anche per il monitoraggio che state facendo che, dato che noi non abbiamo ancora cominciato e anche i gessi bolognesi eh, con noi volevano cominciare all'interno del live poi non siamo riusciti per uh, un taglio sul progetto da parte della commissione però in futuro è nostra intenzione quindi lavoreremo insieme anche perché ci dovete insegnare quello che state facendo. Grazie a te. Marchesi sicuramente c'è, lo inviterei a venirci a parlare del punto di vista della società speleologica italiana, quindi un punto di vista importante, autorevole, diciamo decisamente determinante. Io non ho niente, vado a braccio. Sì. Credo che qua... va Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. E ho ascoltato con grande interesse gli interventi che mi hanno preceduto e di fatto poi mi sono anche preso una serie di appunti perché non riuscivo a credere a quello che sentivo Bianco, David poi è un amico ha diciamo tratteggiato la figura dello speleologo che mi ha un po' impressionato dico ma siamo veramente così? siamo troppo bravi? Ecco, attenzione, è chiaro che la nostra figura, probabilmente eh, qualcuno riesce in questo momento a dargli una vera identità, che attenzione però noi forse non abbiamo ancora capito che è così. Perché in sostanza, adesso voglio fare poi un piccolo passaggio storico, non siamo sempre stati bravi o delle, delle persone collaborative. C'è da dire che siamo nel... In Emilia Romagna e guarda caso eh, già la regione, la federazione stessa, i gruppi, c'è un'altra un, un realtà che non, non è però eh, fotocopiabile in tutta Italia. Ci sono chiaramente delle zone nelle quali probabilmente si, si sta tentando di, di fare gli stessi lavori ma non tutti sono allo stesso livello. Io devo ringraziare innanzitutto Massimiliano Costa che ho conosciuto stamattina per questa grande opportunità che abbiamo che è quella sostanzialmente di farci conoscere. Sono sicuramente convinto che ci dobbiamo incontrare con la Federparchi anche per istituire questi amici dei parchi perché secondo me è fondamentale. E siamo disponibili a tutte le collaborazioni, compresa poi anche la, questa proposta di una, di una carta che potrebbe in sostanza definire alcune linee guida che noi eh, dovremmo seguire. Cioè l'interazione, la collaborazione che David Bianco prima ci ha fatto chiaramente intuire, la dobbiamo costruire, partendo da esempi sostanziali come, come questo qua dell'Emilia Romagna. Però, allora io vengo dal Bresciano, eh, ho cominciato ad andare in grotta negli anni 76-77 e eh, da noi in sostanza uno dei problemi grossi è la, è la caccia. Le nostre valli sono più piene di cacciatori che, che forse di speleologi però in realtà abbiamo anche delle aree carsiche molto, molto belle, molto interessanti. C'è un'area che si chiama l'altopiano di Cariadeghe, Cariadeghe vuol dire carriato che ha una concentrazione di doline di 200-300 per chilometro quadrato, quindi una zona impressionante. Mi ricorderò sempre, Vabbè, io ho cominciato ad andare in grotta, ho fatto il primo corso nel 1980 su scaletta e poi dopo. Si andava in questa grotta che è diventata famosa anche qui ultimamente, visto che c'è stato un piccolo incidente. L'omber and banda al bus del gel, non è uno sciogli lingua. È un termine dialettale che devi utilizzare quando ti approcci in sostanza con la popolazione, da tempo in memore, diciamo quindi anche dai. Negli anni 20, 30, 40, quest'area è sempre stata oggetto di esplorazione di speleologi, ma poi dopo chiaramente di tentativo di salvaguardia. Le cose sono partite e sono arrivate poi in regione, poi improvvisamente alcune volte si bloccano, e poi improvvisamente si ripartono e eh, vengono attuate. La popolazione ignara del, del fatto che la zona era diventata protetta, mi ricorderò sempre, ha preso in ostaggio i tabellatori per una giornata intera e non li voleva mollare. Quindi pensate cosa voleva dire. Cioè, in sostanza dobbiamo ricordarci sempre, anche noi speleologi che molte volte pensiamo di essere gli uomini veri che possono andare dove vogliono che non è così, dobbiamo avere un rapporto di fiducia in, nelle persone che abitano questi territori. Dobbiamo costruire questa fiducia attraverso i rapporti che dobbiamo costantemente avere e spiegargli che cosa hanno sottoterra. Dopo questo episodio di, sono arrivati poi i carabinieri a liberare i tabellatori, poi pian pianino ci sono stati... Chiaramente gli speleologi in quel momento erano la causa, gli avevano tolto la zona centrale del loro territorio dove potevano andare a caccia. Tanto è vero che era riserva naturale, non si capisce bene, nel giro di poco tempo è diventato monumento naturale. Perché? Perché nella riserva naturale si poteva, non si poteva cacciare, nel monumento, che era una cosa poco... si poteva sparare, va bene? Però da lì è cominciata veramente un'opera di sensibilizzazione sulla popolazione. Siamo riusciti ad avere nei corsi del nostro gruppo anche gente giovane che ha cominciato il corso con noi e quindi sono diventati speleologi. Io mi ricorderò sempre che dopo diversi anni sono stato chiamato a fare una conferenza proprio in questo paese che si chiama Serle una giornata grigissima, buia, la sera che più io e mia moglie andavamo su in macchina e dicevamo boh, avremo là i soliti 5 o 6 personaggi. Sono arrivato in questa sala civica, mi sono spaventato, c'erano 600 persone, quasi tutto il paese, che ha seguito in sostanza la conferenza con grande interesse, perché gli stavamo facendo vedere il loro territorio, non da conquistatori, come in molti casi eh, abbiamo dato l'impressione di essere ma da guardate che voi avete un tesoro che va protetto. Gli abbiamo spiegato che loro l'acqua non l'avrebbero mai avuta, ma che la loro acqua andava a finire a Brescia e qui è cominciato veramente il grande interesse. Eccoci. Attenzione, la speleologia non può fare a meno di rapportarsi con le popolazioni perché? Perché anche con questo secondo me dovrebbe arrivare poi l'aiuto eh, per poter preservare cose che sono secondo me uniche. Che cosa fa l'SSI? Quindi SSI, Società Sperologica Italiana. Da sempre diciamo che uno dei nostri obiettivi è quello di salvaguardare, ma qui durante gli interventi che sono stati fatti, salvaguardia, tutela e protezione. Sono tre parole chiave. L'abbiamo sempre fatto. Lo facciamo attraverso anche una serie di eh, lezioni pratiche che vengono effettuate sia nei nostri corsi di primo livello, quindi di, di introduzione alla sperologia, ma anche con l'attività che ci ha fatto vedere David Bianco delle, delle, degli accompagnamenti in grotta. Molto spesso i gruppi speleologici di, di, di quasi tutta Italia hanno un rapporto privilegiato con le scuole e ci sono delle, delle, delle vere e proprie lezioni spaventosamente belle. Io l'ultimo anno ho avuto delle esperienze con dei bimbi dell'asilo, stiamo parlando di bimbi di 3-5 anni che hanno fatto la loro prima esperienza in grotta, ma che mi hanno emozionato, mi hanno dato, quindi cioè non ero io soltanto che cercavo di eh, portarli in questo ambiente, ma loro mi hanno dato una serie di opportunità, mi sono ritrovato alla festa dell'asilo, dove avevano costruito la grotta e dove avevano impostato tutta la festa sul tema pipistrelli e grotta, era una cosa che ti lascia comunque qualcosa dentro. Quindi vuol dire che probabilmente siamo sulla strada giusta. Ecco, bisogna, bisogna sostanzialmente cercare di eh, fare in modo che queste cose si ripetano in continuazione. E ha ragione David quando dice cercate di uscire dal buco, usciamo dal buio, perché molte volte ci siamo rimasti troppi. Abbiamo sempre pensato che fosse un ambiente nostro, esclusivo, geloso. Eh? E poi l'altra frase che hai detto... Che era la passione della vita. È vero, molti di noi l'hanno proprio fatta diventare il motivo centrale del vivere. Eccoci. L'importante è che ci ricordiamo che se non riusciamo in sostanza a trasferire queste nostre emozioni a quel chiamiamolo il mondo altro che è sopra, eh, questo mondo lo, lo rischiamo di perdere. Quindi ecco, io sono veramente contento che ci sia questo, questo convegno, poi dopo arriveremo probabilmente a fare una, una, una proposta anche su una, una specie di, di carta, di, di, di intesa fra Federparchi, Speleologia e tutte le eh, realtà, perché non possiamo dimenticare, abbiamo in sala anche la Commissione Centrale della Speleologia del CAI, che insieme a SSI comunque rappresenta quei punti di riferimento nazionale che sono importanti per tutti. Non dimentichiamoci, e l'abbiamo visto qui dietro, abbiamo visto continuamente federazione speleologica regionale dell'Emilia Romagna, le federazioni in Italia ce ne sono in quasi tutte le regioni e la fortuna vuole che noi abbiamo uno strumento che si chiama tavolo permanente che ci permette di coordinarci, che ci permette di parlarci. ed ecco, E questo sarà uno dei temi che prossimamente andremo ad affrontare. Quindi io vi ringrazio, spero di non avervi, o di aver saltato da una parte all'altra, però ecco, complimenti a tutti quelli che mi hanno anticipato, anche alla dottoressa eh, slovena, che se io riuscissi a parlare un'altra lingua, come ha fatto lei in italiano, mi baserei non dico le i gomiti. Comunque grazie a tutti e Buon proseguimento. A questo punto inviterei sul tavolo Salvatore Sammataro, che è il direttore della Scuola Speleologica del CAI. E grazie all'uditorio, che anche se in pochi, diciamo in qualche modo resiste a questa specie di, di tour de force, diciamo che in qualche modo ci, ci impegna. Io avevo preparato. Una piccola relazione in sostituzione appunto del, eh, del responsabile della Commissione, il presidente Raschellà. Ma ehm, cioè alla luce un po' non dell'uditorio sparuto, ma dei fatti che sono avvenuti, diciamo stamattina, ascoltando le varie relazioni, non mi sento di leggere eh, la mia relazione preparata in poche ore di. Diciamo, di, di di preparazione da ieri sera a stamattina. Ma non mi sento di leggerla non perché ho scritto delle cose strambe, insomma, ma perché diventa molto asettico, molto lontano da quello che può essere un confronto invece. E mi dispiace purtroppo che la speleologia è proprio questa. Gli speriologi sono una diciamo una entità particolare. Oggi hanno preferito in occasione di questo raduno. Farsi delle escursioni oppure andare girando per diciamo, le varie strutture che si sono organizzate a passare il tempo, magari a incontrare gli amici. E invece, proprio in questo momento, c'era la possibilità, questo momento c'è cioè questa giornata. C'era la possibilità di parlare dei nostri problemi. Le riserve, i parchi. E ci stanno su certe volte ad imporci certe condizioni e non sappiamo come gestirle, non sappiamo come muoverci. Oggi ho ascoltato delle possibilità di progetto addirittura dove c'è possibilità di intervento. Ricordiamoci che gli speleologi hanno provocato questo. Ricordiamoci che l'attività della speleologia è fatta proprio da persone che abbandonando la propria professione magari si sono dedicati Anima e corpo, cioè io vedo esempi veramente particolari in giro per l'Italia e quando mi muovo, mi muovo per riunioni pressoché, insomma, magari qualche corso, magari qualche uscita in grotta, però spesso sono delle riunioni. Guardate bene che le specializzazioni, le particolari riflessioni che vengono fatte in certi luoghi e in certi ambienti, quali questo per esempio. Sono cose fondanti per la speleologia, non solo per la speleologia teorica o per quello che può essere un'organizzazione di confederazioni, di parchi, eccetera. Ci siamo incontrati poco fa con Marchesi e si parlava della collaborazione, ma certo che è logico. Però la vedete la collaborazione in questa sala degli speleologi? Non c'è, non esiste. C'è una collaborazione di particolari personali. Diciamo di esperienze particolari che danno tutta la loro disponibilità che l'hanno sempre data, e alla fine purtroppo resta sempre un numero sparuto, un numero sempre più piccolo. E invece la sperologia è talmente importante, guardate, che occupa tutto il paesaggio, tutta la, la bellezza del nostro paesaggio è data dal carsismo. Cioè, non è solo la grotta. Non è solo l'ambiente carsico interno, il paesaggio carsico alla fine non è altro che l'esperienza dei nostri paesaggi esterni. Il vedere questi paesaggi così tramutati, così a volte curati magari come ho visto in qualche zona qua e come ce n'è anche in Sicilia per carità, io sono diciamo, proveniente da una zona molto maltrattata ma diciamo maltrattata dai vari governatori che si sono succeduti e ancora oggi dalle amministrazioni che non sanno guardare veramente. Ma perché avviene questo? Perché nelle nostre riflessioni talvolta non ci occupiamo della collettività, ci occupiamo del bene proprio, della nostra personale azione, diciamo, che può avere un interesse più o meno valido per particolari economie. Bene, dobbiamo tentare di girare pagina, tentare di rivedere di nuovo l'organizzazione della speleologia, perché è veramente importante quello che abbiamo in mano, è veramente importante lo speleologo, che è l'osservatore, che è il vigile di questi ambienti, che è quello che eventualmente, se lo fa con passione veramente, non va a distruggere un ambiente di microclima diciamo, che possiamo trovare in grotta. La uh, dottoressa Slovena ci raccontava che addirittura in una grotta dove c'era particolare uh, intervento de, della fruizione, quindi di, di, di azione magari di confusione, di, di voci, eccetera, c'era un insedimento di pipistrelli veramente eccezionale. Ma pensate che il pipistrello non, eh, sia un animale particolare? È un animale come l'uomo. Cioè, alla fine si sa trovare, sa organizzarsi una vita diversa proprio perché vuole vivere. Bene, noi dobbiamo coinvolgere l'uomo a vivere diversamente. L'uomo non è altro che il nostro simile, noi stessi. Dobbiamo ritornare ad avere un processo organizzativo che va verso il sociale, non verso la, il bene personale. E nel sociale troveremo sicuramente questo bene collettivo, questo bene personale nostro. L'attenzione verso i fatti speleologici è di tutta evidenza. Noi abbiamo parchi che funzionano, ma abbiamo pure parchi che ne hanno fatto cosa privata. Noi abbiamo parchi che sono stati assegnati per sorteggio e non per, per condizione di eh, capacità organizzativa o qualitativa, abbiamo parchi che tuttora vengono parchi, riserve diciamo attualmente, che sono state assegnate proprio per amicizia politica. E cosa più strana, escludendo completamente organismi e attività, che di queste riserve se ne stavano occupando addirittura con eh, convenzioni della sovrintendenza del bene culturale, perciò, cioè un massimo organo di tipo, di tipo sicurezza diciamo, del mantenimento di quell'ambiente e della tutela, facendo un'azione didattica continua, continua, continua. Bene, abbiamo dovuto chiedere ospitalità. A questo tipo di riserva, diciamo con personalità giuridica, poi un ente gestore diverso, che non avevano manco idea di che cos'era la speleologia. Eppure vanno a gestire delle grotte che sono esattamente un ambiente speleologico, per cui loro non entrano dentro la grotta, o addirittura ci entrano perché qualcuno di loro è entrato qualche altra volta assieme ad altri. È questa purtroppo la realtà nella mia relazione nella mia piccola diciamo preparazione a questa supplenza perché mi trovavo diciamo, a fare questo non avendo tempo di preparare diapositive e cose varie da farvi vedere magari come immagini perché <ride> sarebbe stato pure interessante diciamo, un po mettere a confronto certe realtà avevo pure eh, previsto cioè di inserire questo tipo di, eh, di intenzione, di interesse, la didattica che il CAI sin ad oggi ha impostato, diciamo sin dalla sua fondazione nel 1958 con la Scuola Nazionale di Spirologia, è impostata solo su questo. È la didattica che deve aiutare la gente a capire. E nella informazione formazione sia degli istruttori che del eh, gruppo, diciamo, che si trova a fare questo tipo di attività e quindi nella formazione dello speleologo la possibilità di tutelare l'ambiente, perché la tutela dell'ambiente si, si può ottenere solo se si conosce quello che è. Io, la mia esperienza è quella di aver distrutto da piccolo, da studente, non una ma più grotte, veramente, fino a quando non ho incontrato l'ambiente CAE. Io nel 70, avendo fatto un primo corso anni 1970, ho fatto un corso di nazionale di speleologia per puro caso, cioè iscritto al CAI per così, per conoscere qualche ambiente in più, ho saputo di questo, questo corso, partecipato al corso, mi rendo conto che le grotte sono di un certo tipo, si formano in un certo momento, hanno tempi lunghissimi di formazione le concrezioni hanno una certa caratteristica che difficilmente si possono rigenerare nell'arco di... Bene, mi sono sentito veramente quello che aveva fatto un danno enorme. Da quel momento sono veramente, sapete come San Francesco che si diventa, diciamo, si abbandona tutto per potersi dare, ho fatto, diciamo, azione divulgativa nelle scuole, portando all'interno delle, de, delle grotte queste scolaresche, facendo vedere che la grotta si deve preservare, perché quel tipo di formazione ha bisogno di crescita, ha bisogno... E sapete che bellezza c'è, che veramente si vive poi una soddisfazione, sentire i ragazzi, vedere, vedere gente anziana, poi che ti, ti incontra per la strada, ma lei non è il professore Sammataro, ma lei... E io sì, ma dove ci siamo visti? Ah, una volta mi accompagnava, ma io ero piccolo, accompagnato in grotta, eh, ci ha fatto vedere queste cose, ah, non me lo scordo più. Queste sono le cose belle della vita, non solo, ma tutto ciò che riusciamo a documentare, non pensate che poi resta negli annali, diciamo, nella, nella storia dell'attività dell dell'uomo. Guardate, a volte... Guardando, portando i ragazzi a visitare le grotte con i graffiti faccio vedere questi graffiti e dico bene allora non c'era la carta stampata non c'era il telegiornale eppure vedete la gente lo stregone o comunque l'artista di turno ha dato una lezione noi oggi riusciamo a leggere quella cosa con una tradizione di tipo Bene, ci accorgiamo di queste cose perché qualcuno l'ha preservato. Quindi la tradizione della tutela, se la conosciamo, possibilmente porta una pagina di storia, anche se non è stata scritta con le lettere che noi conosciamo, ma anche il disegno, tutti voi sapete, io ho fatto studi di tipo artistico, la nostra civiltà in qualche modo viene da, da, da una tradizione di studio su delle forme e non solo dalla scrittura. Quindi questo significa che in qualche modo la bellezza che in qualche momento ci ha dato soddisfazione, ci ha portato avanti anche come, eh, come sistema insomma, di, 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 di progressione, è quella che governa il mondo, è quella che governa la nostra vita. Noi siamo un passaggio, ma quel passaggio se è ricordato in qualche modo da altri come i sepolcri. E questo, questa composizione è veramente così bella, cioè ricordarci che se noi saremo ricordati, ci sarà la, la conseguenza vitalità nella, vita, nella nostra diciamo, esperienza di vita, se no niente. Che cosa abbiamo fatto nella vita? se non abbiamo lasciato una piccola traccia, un ricordo nell'altro. Bene, secondo me, questo interessarsi della tutela dell'ambiente non è altro che preservare questa natura, che fare di tutto per studiarla, che tentare di trovare magari le piccole sottigliezze, le piccole cose che nessuno di noi può conoscere il tutto. Ma sapete quanto è bello appassionarsi, sentire queste Particolarità, io oggi sentivo del radon. Della... Volevo chiedere alla collega, studiosa, diciamo, non come collega, non, assolutamente non sono un cattedratico né uno studioso universitario. Diciamo. La mia esperienza è Accademia di Belle Arti, quindi studi artistici e basta. Allora, solo diploma, però, una istituzione di studio che mi ha permesso pure di lavorare professionalmente. Io pensavo, questo radon, ma come ce ne possiamo accorgere noi per iniziare uno studio eventualmente? Però è inutile fare l'osservazione così, ecco. Ma mi ha dato una possibilità di esperienza diversa. Tornando nella mia organizzazione chiederò a qualcuno come possiamo fare per andare a individuare qualche cosa del genere. Che tipo di ricerca si può fare? Che metodologia? Che ecco, vedete l'incontro a che serve? Cioè la programmazione dei, dei, dei progetti, anche quella è una cosa eccezionale. Tante volte ci lamentiamo perché non abbiamo possibilità di avere economie per gestire, per produrre i nostri, diciamo, i, i nostri scritti, le nostre raccolte, diciamo anche di tipo relazionale. Bene. Quell'indicazione è stata un'indicazione seria, veramente, che ci apre immediatamente la possibilità di dire: guardate verso là, là c'è scritto come potete fare a raggiungere. Addirittura mancano questi progetti. E allora vedete voi quanta gente c'è che può fare questo tipo di cose perché? perché vengono attratti dai desideri più, più semplici, più intimi, magari immediati e non vedono molto nel futuro. Io invito tutti noi ad occuparci più del futuro e non del presente. Grazie a tutti voi. Eh, grazie anche di quest'altro bellissimo intervento. Si parlava dell'importanza della didattica. E, intanto, una cosa che mi ha fatto piacere è che va eh, riconosciuto anche. Eh, Salvatore, il, eh, gli effetti del, del convegno sul confronto sono già, sono già in atto, cioè il, il fatto di riuscire a trasmettere esperienze per, eh, per crescere tutti quanti eh, sta già funzionando. Dicevo, si parlava di didattica, una cosa che abbiamo dimenticato di dire sia io che David riguarda un altro progetto che abbiamo fatto assieme, che è un progetto proprio di didattica incentrata sulla conoscenza degli ambienti carsici, si chiama I Gesti dell'Emilia Romagna ed è stato finanziato dal Servizio Parchi della Regione Emilia Romagna nell'ambito dei programmi di educazione ambientale. E con questa piccola introduzione do la parola all'ultimo eh, invitato, eh, quindi all'ultimo intervento, che è Enzo Valbonesi, responsabile del Servizio Parchi della Regione Emilia Romagna non vuole che lo dica, ma per tirare un po' le fila degli interventi. Io sarò breve, e quando si permette così forse è sempre lunghi. No, francamente si tratta solo di portare un saluto, io devo scusare l'assenza dell'assessore regionale all'ambiente e ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione che segnala da un canto, oltre che la vitalità delle, delle amministrazioni locali anche, e anche la curiosità intellettuale, in particolare la vitalità dei nostri parchi. Sono parchi piccoli, quelli dell'Emilia-Romagna, eh, sono parchi che non sono eh, diciamo stupefacenti forse per alcuni aspetti, come i, parchi, i grandi parchi naturali italiani, se non essi nazionali e regionali, però il nostro è un sistema... Che funziona abbastanza bene. Ehm, di questo occorre esserne orgogliosi perché la costruzione di, questa, di questo sistema di aree protette è il frutto di qualche intuizione giusta che la Regione ha avuto negli anni Ottanta quando ha avviato la politica dei parchi, ma è frutto sostanzialmente eh, di una forte collaborazione con gli enti locali e del personale che ci lavora, perché sostanzialmente poi le cose camminano sulle gambe degli uomini. La nostra è una regione che insieme ad alcuni, a molti pregi e anche qualche difetto, siamo una delle regioni che consuma più suolo eh, vergine rispetto ad altre regioni italiane, forse è sintomo anche di uno sviluppo notevole e che ha degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti fortemente negativi come questo di un consumo eccessivo delle risorse naturali, però la nostra è una regione che non solo per tradizione, ma anche per scelta continua a investire molto nella solidarietà, nella coesione sociale. La coesione sociale non è solo eh, declinabile sul versante delle spese sociali che una regione o l'altra sostengono per le categorie meno eh, meno bienti, ma anche la coesione sociale nel senso di chiamare intorno dei progetti Intorno alla gestione della cosa pubblica i portatori di interesse e un forte rapporto col mondo associativo. Questa è una caratteristica, io credo che in parte deriva, lo ripeto, dalle tradizioni di questa regione, di questa terra, ma anche dalle scelte che si continuano a fare, che appunto per ogni cosa, per ogni nuova istituzione. Come ad esempio i parchi, si cerca sempre il massimo di coinvolgimento. Poi a volte questo eh, ci fini, finisce per farci sfiorare un po' la paralisi, perché il, eh, al decisionismo sostituire il, la ricerca del consenso non è particolarmente facile, come nel caso dei parchi. In questo parco, eh, che nasce per iniziativa degli enti locali e che è, è stato preceduto da un lungo dibattito in questi territori. Eh, si abbiamo messo um, tre anni a formare l'ente di gestione dopo che avevamo varato la legge in Consiglio regionale, e, e questo da un canto può sembrare una perdita di tempo, dall'altro non lo è, però nella misura in cui poi davvero si cerca il maggior consenso possibile o il minor dissenso possibile, per cui l'avvio della gestione deve essere in questo caso concertata, condivisa. L'altra scelta che noi abbiamo fatto, insieme alla Regione Lombardia, gli unici in Italia, di gestire i parchi attraverso i consorsi di enti locali, che non sono l'ente più snello per certi versi, più, perché devi continuamente nella gestione di questi territori i parchi mediare con le stesse istituzioni locali che d'altronde sono quelle che governano il territorio, o il territorio limitrofo o in parte anche il territorio parco, perché nel territorio una volta istituito parco non viene sottratto, è un punto d'eccellenza dove vanno fatte delle politiche speciali, ma è parte di un tutto, altrimenti davvero ricadremo nelle vecchie logiche di separare de de della tutela puntuale, che credo sia sul piano tecnico-scientifico, sia sul piano delle acquisizioni culturali, è superata e si cerca di andare verso una sempre di più anche attraverso gli input di scala europea, verso la gestione a rete dei sistemi naturali e, e dei sistemi naturali col resto. Del territorio, no, lo dico perché noi non abbiamo grandissimi vanti, da, a volte, e eh, poi bisogna farselo dire dagli altri, che si è bravi, non siamo bravissimi nella politica dei parchi. Noi non copriamo l'8% del nostro territorio, parco rispetto al 10% a livello nazionale, abbiamo 14 parchi, molti casi piccoli, abbiamo pochissimo personale nei parchi, spendiamo forse in media per ettaro il territorio protetto quello che spendono le altre regioni, però quello che facciamo lo facciamo davvero, cioè non sono né finzioni né fughe in avanti. Ecco, mh, quando si fanno fughe in avanti dettate anche un po' dalla moda, eh, si finanziano, si fanno un mucchio di parchi, poi si abbandonano se stessi o si, si mettono fiumi di risorse e poi dopo improvvisamente vengono meno, forse non è una gran politica. noi Questa politica non ci appartiene, noi saremo... Io Penso, non per vantarci, ma per rimarcare questo filo di coerenza che serve quando si vuole tutelare degli ambienti speciali come sono quelli delle aree protette. Nel 2011 forse saremo nel panorama nazionale l'unica regione che non taglia di un euro le proprie risorse. Sono appena... 6-7 milioni di euro per la gestione eh? quindi capite parliamo di cifre bassissime d'altronde a livello nazionale ne investono 25 dal prossimo anno lo Stato per la gestione di 24 parchi nazionali che hanno una superficie come minimo 50 volte in più di tutti i nostri parchi dell'Emilia Romagna messi insieme quindi non è che spendiamo poco rispetto allo Stato che appunto da un anno all'altro ha ridotto le risorse per i parchi di, eh, della metà scusate se parlo di queste cose lo faccio perché poi del resto, di, del, nel cuore di questa manifestazione, ho già parlato che mi ha preceduto, io non voglio fare il solito panegirico, finisco subito dicendo che però tutti ci dobbiamo interrogare su questo. C'è una maggior sensibilità dell'opinione pubblica, ci sono gruppi di interesse eh, che hanno, anche, ad esempio in questo caso eh, gli speleologi, eh, gli stessi interessi che hanno coloro che vogliono tutelare la natura attraverso i parchi, nel senso che hanno bisogno che le aree che loro amano, la, la, la cosa che le appassiona di più, eh, sia tutelata. E sia tutelata spesso sopra, e quindi ci siano parchi, ci sia una buona gestione del territorio. Come mai questa crescente sensibilità dell'opinione pubblica, un po' italiana, eh, nel senso che mi va bene che ci siano i parchi, ci vado una volta l'anno, mi metto la coscienza a posto e poi torno a casa. Ma comunque, indubbiamente, la sensibilità è cresciuta di molto nel nostro paese. Ci sono sempre più gruppi di interesse, i cittadini, anche perché è cresciuto il tempo libero, è cresciuta la conoscenza, il livello culturale, che praticano. Che, che, che vanno a contatto con la natura per diverse ragioni, per praticare sport, passioni e quant'altro, però non si traduce in capacità di spingere, di, di spinta affinché i decisori pubblici dai comuni allo Stato nazionale mettano un pochino più al centro questi temi e soprattutto in un paese come il nostro, ricco di natura, di risorse eh, culturali, storiche e paesaggistiche, ecco, questo tema della tutela del territorio venga davvero la tutela del territorio venga un minimo garantita noi siamo in una fase di caduta impressionante più che di eh, attenzione sol, o, o di attenzione delle pubbliche istituzioni proprio di caduta culturale è il segno forse come tanti altri di un po' di decadenza ma eh, come si risale si risale anche nella misura in cui le forze mh, che hanno invece interessi si compattono e formano una massa critica capace di, di chiedere ai decisori pubblici delle decisioni e degli orientamenti, una pratica quotidiana nell'uso delle risorse alle cose che decidono governando una regione, un comune, una provincia o addirittura lo Stato, una maggiore coerenza e una maggiore attenzione per queste cose. Quello che, che, che serve forse è uno scatto in questo senso. Ecco, eh, il rappresentante della Federazione dei Parchi diceva perché non si dà vita all'Associazione Amici dei Parchi che in tutta Europa eh, esiste che affeziona eh, direttamente quel gruppo di cittadini, magari la città di riferimento di quella determinata area protetta, eh, li affeziona e li fa sentire partecipi alle scelte di, della gestione di quel territorio, occorre fare una cosa che dia dei compiti, eh, dei diritti e dei doveri a queste associazioni, ma eh, voglio dire mh, che la forma organizzata e il fare massa critica è fondamentale, fondamentale... È in questa fase in cui, ripeto, questi temi sono molto fuori dall'agenda politica, ecco, in questi giorni sta svolgendo a Nagoya in Giappone la conferenza sulla biodiversità, la decima conferenza mondiale sulla convenzione per la conservazione della biodiversità, il nostro paese ha definito una propria strategia, un bel. Un bel malloppo di pagine, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, il ministro è andato là, ha detto anche noi, eravamo uno dei paesi che ancora non si era data una strategia per il prossimo decennio. Qui eh, appariva prima il countdown 2010, no? adesso si parla del countdown 2020, cioè fermare la perdita di università nel 2020, perché nel 2010 non ci siamo riusciti. Dicevo, lo Stato italiano si è dato questa strategia, almeno sulla carta nessuno lo sa, non ne ha parlato nel Parlamento, nella stampa, nient'altro, però una volta che eh, il Ministro tornerà dal, dal, dal Giappone quella roba verrà messa in un cassetto, mentre invece abbiamo degli obblighi di livello internazionale, di livello europeo, a cui dobbiamo adempiere. Chiudo una parentesi dicendo, noi eh, qui stiamo cercando adesso insieme ai parchi, insieme alle province, di avviare concretamente la gestione di Rete Natura 2000. Molte aree eh, di grotte, carci che sono oh, dentro i nostri siti di Rete Natura 2000, eh, mh, quelle che non sono nei parchi appunto sono nei SIC, eh, e nel, prossimo, nel giro di un anno dovremo avere i piani di gestione e le misure di conservazione, anche queste però non da mettere nel cassetto come hanno fatto la maggior parte delle regioni, hanno finanziato gli studi bellissimi, poi li ha messi nel cassetto. Il difficile è fare quelle misure di conservazione che poi trovino un riscontro concreto e vengano veramente applicate in primo luogo dagli enti territorialmente interessati. Quindi il difficile per noi sarà questo. E poi iniziare la cosa che serve, e, e, che serve più di tutto, che ci chiede l'Europa, siamo in difetto, che è il monitoraggio: il monitoraggio dello stato e della biodiversità fuori dentro Rete Natura. E per fare questo, finisco, ecco, in una regione che vuol fare le cose seriamente o in uno Stato che vuol fare le cose seriamente e che ha poche risorse, molte non vengono, cioè non, ne ha poche perché eh, si decide di metterne poche. In generale, siamo di fronte all'esigenza forse di ridurre la spesa pubblica, ma eh, non, si può, non ci possono essere riduzioni lineari come stanno avvenendo, mettendo sullo stesso piano politiche diverse. Quelle della natura sono un grande investimento per il futuro e soprattutto costano pochissimo tagliare anche lì è sbagliato ma dico è chiaro che ci dobbiamo rendere conto che possiamo dover fare con poche risorse ma per fare con poche risorse per gestire la natura occorre un altro ingrediente la partecipazione e il coinvolgimento io credo che in questa regione io spero nei prossimi anni nei prossimi mesi Metteremo a punto un sistema di monitoraggio dei siti di Rete Natura 2000 e complessivamente della biodiversità e quindi anche dei sistemi carsici. Se ne parlerà oggi, noi qualche cosa abbiamo fatto. Abbiamo una legge, eccetera. però abbiamo bisogno anche, anche degli speleologi, abbiamo bisogno delle associazioni che si occupano di avifauna, certo, abbiamo bisogno di un sistema nazionale di monitoraggio. E di un'architettura nazionale su come si fa il monitoraggio. Oggi nel nostro paese ogni regione fa un po' di monitoraggio ai sensi della direttiva Habitat e dà un po' di dati al ministero, che poi li abborraccia e li manda a Bruxelles, ma quello non è, non è un monitoraggio. Fare un monitoraggio significa avere il punto zero sullo stato della biodiversità e avere un, un metodo standardizzato, come fanno forse in Gran Bretagna. Ma ma <ride> è avveniristico comunque avere un unico sistema di monitoraggio che venga applicato in tutta Italia a cadenze periodiche per poter dare dei, dei dati riscontrabili ecco noi eh, io penso eh, ci sforzeremo di farlo in questa regione coinvolgendo anche il mondo del volontariato perché mh, se, se non facciamo questo sforzo qua non riusciremo a fare granché con le forze pubbliche, con il monitoraggio. Lo fanno, si fa la misura in cui è diretto, coordinato dagli enti pubblici, è un loro compito, in questo caso per la direttiva, ma comunque è un compito di chi vuole preservare i beni che sono di tutti. E, eh, ma lo faremo nella misura in cui, secondo me, con successo, senza spendere cifre astronomiche, nella misura in cui coinvolgiamo i singoli eh, portatori di interesse o comunque coloro che volontaristicamente eh, vanno in natura. E, e, e ha una doppia funzione questo eh, coinvolgimento. Uno, eh, l'allargare la platea delle persone, dei soggetti. Che partecipano ad un'operazione di, di questa portata e di questo respiro, il monitoraggio, sapere nel tempo come stanno dalle grotte carsiche alle popolazioni di pipistrelli fino all'insetto magari meno, meno conosciuto, meno appariscente e, ins e più insignificante. Ma attraverso questa operazione poi bisogna eh, appunto costruire quelle reti eh, nel territorio, tra le persone, eh, che portino più avanti il tema generale. Salvare la natura, eh, conservarla, eh, amarla conoscendola è eh, uno dei punti centrali di una società che guarda al futuro, altrimenti eh, possiamo preoccuparci della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua, ma se non sappiamo come sta la vita, come sta la vita e come l'uomo, che è colui che ne riduce costantemente la quantità e la qualità, le specie che scompaiono sono in gran parte dovute. A opera dell'uomo, è che se non abbiamo, se non mettiamo questi temi al centro, al centro della politica, finisco e torno su questo tema: bisogna organizzarsi, bisogna a, a, mettere insieme di più le forze per un moto d'opinione pubblica, non per fare la rivoluzione, ma perché questi temi, sul piano culturale e sul piano delle decisioni pubbliche, abbiano un risalto maggiore, uscendo ognuno dalla nostra piccola sfera, uscendo dalle proprie nicchie. Il singolo, le associazioni, quei pezzi di, di pubbliche istituzioni che presidono questi temi e creare un moto di interesse, di opinione pubblica che, che, spinga, che spinga il decisore pubblico, che altrimenti non farà niente se non è sollecitato costantemente, con forza, da un'opinione pubblica che credo abbia tutti gli strumenti oggi per essere consapevole dei pericoli che stiamo correndo. Grazie. Diceva eh, Valbonesi, l'esortazione all'opinione pubblica, ai portatori di interessi, non di interessi economici: di solito per portatori di interessi si pensa sempre solo a quelli economici, ma ai portatori di interessi culturali e degli interessi legati alle passioni, che sono interessi importanti, di farsi sentire, l'invito a farsi sentire, vale moltissimo nel caso dei parchi carsici per gli speleologi, che sono i soggetti che portano i più importanti interessi legati alla conservazione. I parchi possono essere a volte, eh, lo diceva anche il direttore della scuola eh, speleologica del CAI, possono essere visti come un qualcuno che ti mette i bastoni fra le ruote per le tue attività. Però i parchi devono, eh, poi noi invece abbiamo cercato di dire, io, eh, David, che i parchi sono un'opportunità per eh, gli speleologi. In alcuni casi, laddove i parchi non sono... Attivi per diventare opportunità e non sono attivi nemmeno per essere di ostacolo, ma sono semplicemente statici. In quei casi allora bisogna forse farsi sentire ancora di più perché non solo il decisore pubblico, ma proprio l'amministrazione del parco deve essere presa per la giacca e chiamata a svolgere il suo ruolo laddove non lo faccia. Nel bene, cioè quando con gli speleologi è, è di appoggio per fare progetti comuni e anche nel potenziale male, cioè quando magari deciderà di mettere un regolamento concordato con gli speleologi per conservare una grotta. E quindi è comunque negativo se, se rimane nell'ombra la, la, la gestione del parco, se non è attiva, se non fa il suo dovere. È sempre bene stanarla, tirarla fuori, pretendere che faccia le cose, perché è lì per quello. E l'obiettivo, come abbiamo detto tante volte, è lo stesso ed è comune. Ecco, a proposito dell'obiettivo comune, l'ultima cosa, che non è un intervento, era però l'auspicio diciamo, la, 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 finale del, di questo incontro di stamattina, è eh, così, la stesura di una preliminarissima bozza che dovrebbe ehm, servire a lavorare assieme a Feder Park e a Società Speriologica Italiana per eh, la... Ehm, eh, per, diciamo, per gettare le basi di una, di una eh, convivenza il più possibile eh, efficace. E io ho preparato questa bozza, che purtroppo adesso dovrò riuscire a, a non fare scorrere da sola, perché altrimenti, ecco qua, se siamo ecco, così e così magari possiamo leggere questi dieci punti che ho eh, impostato, ma proprio perché devono servire come base, che non devono assolutamente essere presi, come io non sono per adesso uno speleologo, eh, prima si diceva di persone messe a occuparsi di determinate peculiarità ambientali anche se non hanno quella formazione, io per esempio non sono neanche un informatico, infatti il file sta continuando a girare, ma eh, eh, io sono un biologo e quindi ho una formazione differente, però insomma mi ci metto di impegno, anche nel caso della tutela delle grotte. Quindi ho buttato giù questi dieci punti. La tutela delle grotte e degli ambienti carsici Ipogee ed Epigee è finalità prioritaria degli enti, così, che così non si muove più, degli enti di gestione delle aree protette e degli speleologi. Si vede lo stesso. Gli enti di gestione delle aree protette riconoscono negli speleologi i referenti per le attività di conoscenza, ricerca, studio, monitoraggio, sorveglianza, esplorazione fruizione. Delle cavità carsiche e ipogee e tendono a convenzionarsi con i gruppi speriologici di riferimento locale per lo svolgimento delle attività di comune interesse. Possiamo aggiungerci anche didattica che non c'è, forse anche altre cose che poi mi direte. Comunque, anzi, facciamo che ognuno, quando ha delle cose da dire, le dice subito, che, se no vado avanti, a, a altre, eccetera. Eh, I gruppi speleologici locali si impegnano a collaborare attivamente con gli enti di gestione delle aree protette che gestiscono le aree carsiche della loro zona di attività e di riconoscerli quali interlocutori per le attività all'interno delle... Eh delle cavità carsiche e ipogee e tendono a convenzionarsi con le aree protette di riferimento per lo svolgimento di attività di comune interesse. Le norme emanate dagli enti di gestione delle aree protette per la tutela delle aree carsiche tengono conto delle esigenze di fruizione e formazione degli speleologi nel rispetto delle necessità imprescindibili di tutela delle aree stesse e del loro patrimonio naturale. I gruppi speleologici effettuano le proprie attività istituzionali nel rispetto delle norme delle aree protette e in costante rapporto con gli enti di gestione delle stesse. L'eventuale divieto di accesso a cavità carsiche e ipogee da parte di enti di gestione delle aree protette deve essere sottoposto a parere, qui ho aggiunto un non vincolante che nella bozza inviata ieri ai, ai relatori non c'era perché il relatore di Feder mi ha chiesto di aggiungere questo non vincolante perché lui può far parte del dibattito, dice comunque il parco deve in ogni caso poter, mettere un veto all'ingresso se lo ritiene, se riesce a motivare il, il perché della scelta, eh, anche nel caso gli speriologi fossero contrari. Il parere non vincolante è dei gruppi speriologici locali. Per la tutela, monitoraggio, studio, divulgazione e didattica degli ambienti carsici, gli enti di gestione delle aree protette e i gruppi speriologici localmente interessati redigono, redigono congiuntamente un apposito programma di attività, che comprende eventuali esigenze di effettuare disostruzioni a carattere esplorativo scientifico, approvato dagli enti di gestione, sentiti i gruppi stessi, e sviluppano congiuntamente le attività previste dal programma medesimo. L'accesso alle grotte è sempre consentito per esercitazioni di soccorso speleologico in tutte le cavità in cui è ammesso l'accesso, previo null'altro dell'ente di gestione. E qui c'è una cosa che mi si diceva, è forse più da regolamento che da carta degli intenti: sì, probabilmente è così. Sono comunque vietate qualsiasi attività di raccolta ed esportazione di fossili, minerali e concrezioni, nonché di reperti paleontologici e archeologici qualunque forma di disturbo della vita vegetale e animale negli ambienti carsici. L'ultima, laddove non previsto da enti sovraordinati, gli enti di gestione delle aree protette si impegnano a istituire un catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche, la cui conservazione e il cui aggiornamento è demandato, demandato ai gruppi di speriologi locali. Questo è quanto in dieci punti. E, e quindi il convegno dovrebbe finire in questo momento, ma se ci sono molto volentieri eh, pareri, opinioni, richieste di modifica, eh, interventi. Prego. Buongiorno a tutti, sono Sabrina della Federazione Speleologica Toscana. e Mi fa molto piacere perché questa bozza è, è molto diciamo, è sviluppata e sviscerata bene. L'unico ehm, punto, o forse gli unici punti, eh, che mi, mi sentirei di, di poter integrare eh, riguardano appunto i gruppi locali. E perché ora, nel mio caso specifico, io vengo da un gruppo locale con un'area carsica che si appresterà a diventare ampil, per cui per me andrebbe a pennello, no? sarebbe perfetto. Ma dobbiamo pensare che ci sono delle associazioni o dei gruppi speleologici che non hanno aree di riferimento, che però possono essere gruppi molto importanti per quanto riguarda l'esplorazione, la tutela o la salvaguardia degli ambienti ipogei. Per cui mi sentirei più di mettere i eh, gruppi locali o le federazioni speleologiche regionali. Dunque dove si dice per esempio per quanto riguarda le chiusure delle, degli ingressi o per quanto riguarda la possibilità di esplorare o fare cose sulla didattica, mi sentirei più di eh, dover essere più democratica, cioè coinvolgere le proporzioni possibili. Questo non lo so, probabilmente è stato ricalcato su delle cose che voi come... Eh, regione Emilia Romagna avete già prontato e già funzionano su altre magari eh, regioni potrebbero essere di differente diciamo, applicazione. Questo ecco è l'unico, me mentre tu stavi leggendo eh, mi venivano in mente queste cose ecco, grazie eh, Grazie a te e in realtà questo è da parte mia è stato un tentativo di rendere più democratico però si può anche cambiare nel senso che noi la Convenzione e direi anche i Gessi Bolognesi l'abbiamo con la Federazione Regionale. Non sapendo se in tutte le regioni c'è una Federazione, credo di no, eh, però non me lo dite voi: se c'è dappertutto, la Federazione è sicuramente il riferimento giusto. Insomma. noi stessi noi abbiamo la Convenzione con la Federazione. Ma io credo, sono Mauro Chiesi, credo assolutamente che eh, il documento di intenti nei suoi intenti vada molto bene, va secondo me evidenziata quella che è la struttura piramidale dell'organizzazione speleologica in Italia, che è fatta dei gruppi locali, ma delle federazioni e delle associazioni nazionali di riferimento, che credo vadano, vada assolutamente riconosciuto, perché questo garantisce eh, dialogo e coordinamento anche all'interno della struttura, che come diceva giustamente lei, appunto, è fatta anche di realtà molto microscopiche ma c'è una gestione, c'è un coordinamento fra l'Associazione Nazionale e le varie federazioni che ormai sono in tutte le, eh, le regioni. L'altra cosa, ci sono alcuni aspetti che molto probabilmente sono più dal regolamento, eh, quindi probabilmente converrebbe addirittura toglierli da lì eh, relativamente a questo. Mentre invece mi preme, perché è una cosa abbastanza recente, eh, credo che a livello di intenti eh, relativamente alla protezione eh, dei chirotteri che è uno degli elementi fondanti dei parchi carsici eh, mi piacerebbe che venisse citato quello che sono le linee guida che sono state diramate all'inizio dell'anno dalla società spinologica italiana eh, in merito sia alla protezione eh, e alle precauzioni Relativamente a un allarme fortunatamente infondato di diffusione della White Nose Syndrome anche in Europa, ma che puntualizza un problema di cui conosciamo molto poco, che sono le cross-contaminazioni fra le differenti aree carsiche. Mi piacerebbe che questo documento di intenti facesse riferimento a qualcosa che comunque è stato diramato, a un'ufficialità. E oltretutto è stato diramato anche a questo punto a livello di speleologia europea, il nostro documento. Eh, io sono Gian Pietro Marchesi della SSI. Eh, volevo sostanzialmente eh, cercare di fare una specie di programma. No? In realtà non è che stasera che oggi noi riusciamo a licenziare questa bozza, io direi che le, le federazioni, le persone interessate. Cerchiamo di costruire un indirizzario di, di, di persone che ricevono il documento e che pian pianino iniziano sostanzialmente ad analizzarlo. Ognuno può portare le sue, le sue esperienze cercando chiaramente di andare a individuare i punti che non sono sicuramente molto chiari. Anch'io ero sostanzialmente un, un pochino scettico sulla storia dei locali, perché chiaramente... Ci sono degli speleologi che sono molto validi, ma che vanno a lavorare sicuramente in altre zone. Dopodiché, ecco, non è una convenzione fra la Società Speleologica Italiana e la Federal Parchi, ma la Società Speleologica Italiana cercherà sostanzialmente di coinvolgere le altre strutture, a partire dalla Commissione Centrale per la Speleologia del CAI. L'ho detto prima: lo strumento nostro è il tavolo permanente di questi contatti che abbiamo costantemente con tutte le federazioni. Cioè fare in modo che la speleologia italiana, intesa come movimento, venga rappresentata. Mi sembra che sia una cosa epocale, straordinaria, perché non era mai stata fatta prima. È chiaro che dobbiamo, dal punto di vista degli speleologi, stare un attimino anche alle regole. Quindi eh, le, le regole che andranno definite su quelli che sono poi i regolamenti dei parchi va benissimo. Eh, Mauro Chiesi mi aveva anche consigliato di inserire anche un aspetto eh, tipicamente biologico, cioè in alcune grotte eh, la, la cattura senza limiti di animali eh, molte volte crea dei, dei problemi grossi. Quindi se non ci sono dei programmi specifici. Se non ci sono sostanzialmente dei progetti che vengono autorizzati, che, eh, che hanno comunque alle spalle un'etica un, un scientifica, è chiaro che i raccoglioni, come li chiamiamo noi, è meglio che se ne stiano tutti a casa. Non so se è chiaro il concetto. Ecco. Io direi quindi che eh, potremmo mandare in, in rete questa, questa proposta con. Anche una specie di, questa è una proposta nostra, fare in modo che ci siano delle altre opportunità. A partire da un convegno che potremmo ipotizzare potrebbe essere a primavera o, a, diciamo, a settembre, dove ci si incontrerebbe. La sede sembra fosse il, il parco del, del, del Bellunese. E poi eh, parlarne magari anche al congresso nazionale che verrà tenuto a Trieste ai primi di giugno e ricordarci che, per esempio, l'anno prossimo ci troveremo, ahimè, non più a Casola, perché ormai è diventata una tradizione, ma in, nel Veronese a negrare Ecco, fare in modo che ogni tanto ci sia la possibilità di incontrarci, di vedere i passi che abbiamo fatto. E probabilmente di riempire magari delle sale come diceva Salvatore forse magari anche l'orario l'una e mezza molti stanno andando a mangiare ecco io propongo questo in sostanza un appunto tecnico Stefano Bassi gruppo speleologico Faentino. Eh, un, un, un accenno tecnico Massimiliano dato che ho visto che prende appunti se al punto 7 si parla per la tutela e il monitoraggio degli accordi eh, tra le istituzioni, che sono istituzionali eh, tautologicamente, e i gruppi speleologici, che sono non organizzazioni professionali. Ma tutto quello che abbiamo detto, se, eh, forse il riferimento di Mauro era proprio a quel punto lì, se gli accordi devono comprendere eventuali esigenze di effettuare disostruzioni, dato che su questo termine è necessario accordarsi, l'altro punto tecnico sul quale è assolutamente necessario accordarsi sono le operazioni di soccorso speleologico e le esercitazioni finalizzate al soccorso speleologico. Sono i due punti nodali tecnici sui quali non solo c'è discussione tra speleologi e speleologi, ma deve Esserci un accordo eh, mh, addirittura monitorato e puntualmente verificato tra i gruppi speleologici e le istituzioni. Eh, sono Giuseppe Moro da Udine. Io mi occupo di, di queste cose anche professionalmente, sono un biologo, anch'io, per cui mi capita spesso di operare anche per arrecarsi che in maniera marginale perché non mi occupo di grotte. Una cosa che rilevo è questa. Questo mi sembra un passo fondamentale ed enorme in un processo che abbiamo avviato più di dieci anni fa eh, come speleologi ed è, un, processo, ed è un, un passo che va giustamente sul pratico, cioè nella direzione come diamo un quadro generale di collaborazione fra il mondo speleologico, quindi di chi crea conoscenza delle grotte e chi invece come parco, come riserva gestisce. A me piacerebbe vedere anche, oltre agli aspetti tecnici che tutto sommato rientrano sempre nei regolamenti delle riserve dei parchi, quindi in realtà quando c'è condivisione lì, c'è un tavolo tecnico eventualmente, in cui ovviamente i spiaggi sono invitati, le cose funzionano, andare anche nell'altra direzione, cioè il problema è il mondo grande, ovvero eh, parchi e riserve hanno un'organizzazione di tipo nazionale e sovranazionale come abbiamo visto gli speleologi hanno un'organizzazione di tipo regionale nazionale e internazionale ma sappiamo molto bene guardiamoci in faccia che molto spesso eh, il nostro peso verso l'esterno verso il mondo grande è piccolo ecco la cosa importante secondo me è invece in questa cosa è fare proprio sinergia cioè abbiamo lo stesso scopo diciamocelo esplicitamente anche qui che insieme speleologi, speleologia, società speleologica italiana club alpino italiano, le federazioni eh, insieme a Federpark insieme a tutte le associazioni di chi fa eh, pratica e eh, protezione degli ambienti e dei siti naturali guardiamo verso l'alto cioè ci presentiamo insieme dal ministero ci presentiamo insieme mandando osservazioni a Bruxelles, questo secondo me è fondamentale perché, perché alla fine una virgoletta in più o in meno in un regolamento europeo a cascata può generare uno tsunami non sulla grotta, sul sistema grotte. E questo lo vediamo molto bene, perché l'Italia sta ignorando bellamente le direttive. Io mi occupo di acque, quindi Water Framework Directive è il mio pane quotidiano e le nostre amministrazioni non si sono ancora rese conto bene di cosa significhino certe paroline dentro quelle direttive. Sono importanti, ma con quelle paroline si interagisce facendo sistema. Non... Quindi il basso è importante, ma anche la direzione opposta. Si può aggiungere proprio un punto su questa cosa? Secondo me, nella dichiarazione di intenti ci sta benissimo. Stefano, Gruppo Grotte Milano. Eh, vorrei un chiarimento rispetto al termine ambienti ipogei. Qualora in un parco ci fossero anche delle zone artificiali, comunque ipogei, che potrebbe essere una vecchia miniera piuttosto che comunque ambienti magari misti, vengono considerati lo stesso o no? Se posso, Massimiliano, su questo aspetto, ad esempio, gli speleologi, noi abbiamo delle cave in galleria, sono stato il nostro braccio armato, cioè è fondamentale avvalersi laddove ci siano degli ipogei artificiali eh, degli speleologi. Sì, sì, credo che sia un'osservazione che in alcuni sì, contesti. Secondo me, per alcuni dei punti si sì, intendono anche gli ipogei artificiali, in alcuni casi, quando si parla soprattutto di. Tutela di determinati aspetti legati al, all'evoluzione geologica degli ambienti carsici, ovviamente no, ecco. Però perché, sì, ovviamente no. Alberto Riva, Federazione Speleologica Veneta. Eh, D'accordissimo con quello che diceva il presidente della Società Speleologica Italiana. Eh, consideriamolo, secondo me, specialmente un primo passo anche per cercare di prima confrontarsi tra i vari gruppi speleologici e le varie federazioni che si muovono all'interno di aree protette. In Veneto ci ritroviamo ad avere eh, due parchi regionali in cui si muovono gruppi speleologici, un parco nazionale in cui effettivamente poi anche i rapporti che ci sono, le problematiche che nascono sono completamente differenti. Quindi viene, eh, un accordo come questo è necessario, secondo me anche per dare un po' di chiarezza in quello che effettivamente può fare lo speleologo e la speleologia all'interno dei parchi. Perché spesso e volentieri eh, c'è anche capitato che la speleologia, la speleologia, le esplorazioni speleologiche, vengono utilizzate per farsi belle dalle istituzioni, nel caso appunto Veneto, di un parco specifico, e poi gli speleologi invece vengono ridotti a meri schiavi che addirittura non possono neppure pubblicare le proprie fotografie, perché in realtà il, il parco vorrebbe vantare diritti sui prodotti. Eh, diciamo sui media prodotti nell'ambito delle esplorazioni quindi un, secondo me proprio l'accordo di questo tipo verso Federparchi diventa proprio quella sinergia che alla fine ci consente di creare qualcosa di positivo all'interno della nostra attività e di uniformare appunto i rapporti tra speleologia e enti locali in questo caso esatto nella convenzione che abbiamo con la Federazione dell'Emilia-Romagna non l'avevo messo, ma c'è un articolo che proprio eh, prevede che i due soggetti, Parco e Federazione, abbiano la stessa visibilità in tutte le cose che si fanno. Quindi si può aggiungere anche questo. Comunque, pensavo che, insomma, che, eh, noi il problema non l'avremmo mai avuto, perciò pensavo che non fosse un problema reale, però, insomma, se lo è, va. noi l'abbiamo scritto, però in realtà i rapporti sono tali per cui non l'avremmo avuto. Però, ecco. si, si può aggiungere tranquillamente. Non glieli date più. Qualcun altro? Approfitto. Giorgio Fornasier Unione Ospiologica Pordonese, Commissione Centrale per la mettici quello che vuoi. E ho due esperienze da portare: una della vicina Slovenia, perché abbiamo qui la nostra amica che ci ha fatto una presentazione prima molto interessante. E ricordo che una delle cose che si è parlato con gli amici sloveni in passato è proprio questa educazione ambientale che loro fanno a livello ministeriale. E, e quindi sono le scolaresche in un programma che fanno, c'è anche la vista alle grotte. È una cosa che si potrebbe in qualche maniera inserire in quest'ambito, non so come, che eh, ci si leghi a quello che è anche l'aspetto della nella didattica intesa proprio verso le scuole in una logica di educazione ambientale. Una cosa. L'altra cosa eh, che mi lascia un po' perplesso è in quell'articolo 7, se non ricordo male, dove si parla un attimino dei programmi. Noi in Friuli, Venezia e Giulia abbiamo due parchi, due realtà. Uno che ha praticamente steso un regolamento dove gli speleologi devono presentare un programma. E possono poi fare l'attività speleologica in linea con questo programma presentato, e questo per certi versi limita la eh, possibilità di altri speleologi nazionali, per non dire internazionali, di recarsi in certe aree carsiche. E questo può essere sicuramente di salvaguardia, però anche di limitazione. Dall'altra parte, abbiamo un altro parco dove non si è proprio voluto fare questo, si è lasciata aperta l'esplorazione in un'ottica di libertà. Ecco, adesso forse quell'articolo 7 va pensato perché forse la virtù sta nel mezzo. Basta. E volevo chiedere ma questo, questo accordo avrà effetti anche con il nostro parco nazionale che mi sembra non in rete con i parchi della regione. Ma questa è una cosa molto locale. Allora, il parco nazionale è uno dei partner del progetto. Poi, se tu lo avverti un po' distante può anche essere. Adesso. Eh, sicuramente la federazione io, allora, credo. Da, da, in questi 15 anni che ho lavorato con i parchi, ho parlato spesso con dei parchi, rendendomi conto che i parchi ignorano totalmente cos'è la speleologia. Eh, I toscani, ho parlato con. Anni fa mi chiesero addirittura di, di interagire per fargli capire, non, non hanno minimamente idea di cosa c'è sotto i loro piedi. Quindi c'è un problema culturale anche dei parchi. Credo che un punto da aggiungere, che deve essere un impegno solenne di tutti e due parchi e speleologi, è di a vedere dei momenti di eh, formazione, di aggiornamento, di conoscenza, perché eh, i parchi non sono andati dentro le grotte, gli speleologi non sanno quante difficoltà hanno i parchi, viviamo separati in casa, siamo nello stesso posto e non ci conosciamo. È un dato di fatto, Io, la, 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 la sapete la differenza perché noi ci troviamo bene in Emilia Romagna? Perché i primi a fare un passo nella direzione dei parchi sono stati gli speleologi, perché i parchi sono nati grazie agli speleologi. Il parco dei gessi bolognesi è nato eh, per la prima volta, è stato pronunciato nel 61-62 da Donini, che era uno speleologo, che ha proposto la tutela in funzione anticave e in funzione culturale. Allora noi andiamo dentro a quel solco, gli speleologi hanno contaminato profondamente la nostra cultura, il nostro approccio, questa è la differenza. Per far questo, eh, hanno rinunciato forse a qualcosa, in realtà hanno portato a casa molto molto di più. Quindi, no, apparentemente, però io credo che la carta eh, debba anche curare questo aspetto, ma eh, sono dei dettagli. Dopo un periodo di discussione, se arriviamo a sottoscriverla come istituzioni, adesso Zago come Federparchi, sì, non voglio dire. <coughs> Voglio dire solo pochissime cose. Non dobbiamo pensare ad un potere tomaturgico di questa carta. Questa carta al meglio può rappresentare l'avvio di un processo, l'avvio della costruzione di una rete. Il fatto che eh, Federparchi, come io mi auguro, eh, si ponga nelle condizioni al più presto di sottoscriverla, significa... Eh, questo può significare solo una cosa: l'assunzione della responsabilità di curare assieme a voi la formazione di una rete che può giovarsi da subito. Io li conosco, di presidenti e di direttori di geoparchi italiani che hanno sensibilità, che hanno conoscenza e che hanno la voglia di costruire questa rete, tra l'altro. Uno, eh, David Bianco, non solo è un bravo tecnico del suo parco, ma anche eh, esperienza amministrativa. Abbiamo lavorato assieme per anni nella gestione e governo del parco delle Delta del Po. E come noi ci sono tanti altri soggetti, insomma, che hanno solo bisogno di essere messi assieme, di essere messi in rete. Le condizioni ci sono tutte e. Eh. Sono convinto proprio che questo convegno, questo convegno oggi possa costituire il buon viatico per realizzare l'impresa. no Vi ringrazio davvero, anche se non eravamo molti, però il peso specifico era elevato secondo me e questa è una cosa importante. Quindi grazie davvero. Arrivederci.